Buonasera a tutti, ben ritornati. Dopo, aspettate che apro il volume. Ecco, apro anche il volume di disco, così se entra qualcuno mi sente parlare. Ritornati, ben ritornati. Aspetta che apro pure la chat perché non la vedo. Cacchio, un casino oggi, casino. Scusate ragazzi, ma non vedo la chat. Non posso rispondervi, come devo rispondervi? Adesso potete scrivere. Non ho letto gli ultimi. Aspetta che ripeto dall'altra parte. Goldberg, buonasera dai Danconi. Sì, buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Ben ritornati dopo quel bellissimo pomeriggio che abbiamo fatto con le sigle. Ci siamo divertiti un sacco e c'era anche il gruppo di Channel 4 Nerd con noi, con Massimo e gli altri. Ci siamo divertiti un casino a sentire le sigle. Io intanto mi sono fatto un caffè perché fa un freddino cane. Ciao, Rede Cudo, ben ritornato. Rede Cudo, grande, grande amico mio. Ciao Nemo, se vuoi entrare un po' su Discord, perché tanto che non ci entri e dire due parole, te lo apro, eh. Normalmente, come già era scritto dal titolo, giocheremo un po' di giochi arcade, poi se Cherry ci fa qualche sigla in sottofondo, vediamo. Vediamo, insomma, anzi mando un messaggio per vedere se c'è o no lui. Aspetta che mando, perché stava un po' male Harry, eh? Un po'. Ci sei? Te la senti fra. Andiamo così. Ti raggiungo sul disco durante il periodo natalizio. Ah, sì, siamo ancora negli anni natalizi, se vuoi ancora venire. Insomma, andiamo a vedere schermata. Ricordo che giocherò dal mio retro PC perché mi sono fatto un retro PC. Devo ancora farmi un po' di casini, di ROM, queste cose qui, ma giocheremo con quello che c'è. È attaccato. Grazie alla mia scheda di acquisizione al mio PC. Andiamo a vedere. Ecco qui, questa è la schermata. Aspetta che prendo il joystick. Cazzo, l'ho distrutto il joystick. No, ancora intero. Ancora intero. Se non vedete, ecco qui, ecco qui, ecco qui, ecco qui, ecco qui, ecco qui, ecco qui. Aspetta che aggiusto un po' questa, la vedo un po' molto. Credo che così è meglio. Aspetta che salgo. Retro PC Android? No, è un PC. Avevo un i3. Ho messo la videoscheda, la RX 470 che avevo prima. E mi sono fatto questo retro PC con gioco con tutti gli emulatori. Normalmente non c'ha Windows, c'ha solo questo sistema operativo che si chiama Recall Box, che sta partendo da una pennetta USB, e i giochi naturalmente sono dentro un hard disk. Vedete, ci sono quelli del COM, queste cose qui. Vediamo quale console c'è. Oh, grazie Mister Andrea, grazie per la sub, un bacione. Grande Mister Andrea, grazie per la sub. Se vuoi venire su Discord, sono già lì. Sono giochi per i zap, però io volevo giocare un po' di qualcosa di differente. Ah, pronto? Oh, grande, grande. Caldo. Ciao Andrea, tutto bene? Buona domenica. Buona domenica a te. Non c'eri il pomeriggio, ci siamo divertiti. Ma t'ho visto un po' in realtà in stealth, perché non sono entrato su Discord in chat. Abbiamo fatto un po' di sigle, solo sigle.
Ho visto, bella puntata. Ho visto che c'era pure Lode Massimo, cazzo, volevo Sì, venirlo a sì, sì. salutare, infatti, che non potevo. E c'era anche il suo canale di quello che si chiama The Channel for Nerds, che mi Comunque ha sei un po' detto. basso tu in live, Il live sono basso, aspetta che aumento un eh? po'. Rispetto a me, proprio il tuo microfono mi sa che è basso. Ciao Nemo. Guarda adesso. Guarda adesso. Adesso guardo. Senti, insomma, dove senti? No, guarda. Pronto, 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 pronto. Adesso ci siamo. Ok, grazie Andrea. Domani sono invitato nel loro canale perché fanno questi quiz. Ho sentito, ho E sentito. domani fanno un quiz dedicato a una poltrona per due. Visto che mancano 3 giorni, 4 giorni, Me lo devo rivedere, tante scene me le sono dimenticate. Anche se su Italia 1 l'hanno veramente. Ormai è diventato lui, e se mi ricordo bene, è Frankenstein Junior pure. Ah, Che ma tu fa. sei su Super NES? Sì, sto vedendo un po' che posso Ma è giocare. francese sto coso? Cosa? Il programma? Perché c'hai tutte le versioni dei giochi francesi, vedo. Io mi sono scaricato questo CD-ROM. Quelli che vedi DBZ, Sì, Hyper sì. Dimension e La Légende de Saiyan, sono 2 giochi di Dragon Ball. Ah, ok. Io mi sono scaricato questa cosa del ROM e c'erano questi. Beh, poi se sono un francese o no. Andiamo a giocare un po' a Aladdin. Aladdin. Ce n'è qualcuno molto figo. Poi se vuoi giocare un po', dimmelo. Addirittura. Covai Maiu. Ciao, ciao, ciao raga. No, Ciao. come mai io? Non lo devo. Lo sai che ho in mente di fare con questo retro PC? Di metterlo dentro quel cabinato che c'ho. Ah, ok. Ho in mente di fare questo, così. Beh, può essere una bella soluzione, Tanto il videopoker non lo gioco, mi tolgo la scheda, mi eh? Ma tolgo. che ci fai col videopoker? E lo converto in un cabinato di gioco, mi compro il joystick, mi compro tutto, meglio così. E me lo anche l'Amiga? Eh sì, emula tutto, però ovviamente deve avere le ROM. Le ROM e il BIOS, se mi ricordo bene. Come si fa questa attacca questa? Come vedete non lo, veramente non lo so giocare. Come si fa a prendere queste? Si deve girare. Toc toc. Oh, il Vanna! Vanna. Allora, com'è? Com'è? Bene, bene. Venerdì. Magari Com'è? fosse Sabato. magari venerdì. Magari. Domani Magari. si ritorna a Magari. fatica. Mannaggia È Nemo. settimana Cadere. corta, settimana corta, che venerdì è Esatto, dai. festa. Ma io lavoro di Cadere, venerdì, minchia. Il Ma anch'io 24? lavoro. Sì. Anch'io lavoro. Io no, vi ho fatto dare nel culo. Mezzogiornata, ma credo, mezzogiornata. Anch'io, Duncan, perché la merda non si ferma mai. Ricordiamoci. Anche questa è una triste verità. Anche perché la gente caga soprattutto a Natale e Santo Stefano. Ragazzi, Caga di soprattutto più, a Natale. quasi caga di Sono più questo. reperibile io, ole! A Natale caga di più. Ma la gente Ma caga, si caga di più. caga sempre, cazzo. Natale, si caga di più. C'è anche la A canzone. Natale, Natale Natale, tu si caghi caga di di più. più. Il 31 Natale, pure lavori, Natale. Marco, sì. Sì. Tanto. E Dancone pure. No.
Ah, no, aspetta, il 31 viene il... Sì, sì, lavoro, mezza giornata. E il 32? Il primo, poi non... Io pure, ma il 31 mattina, cioè, adesso mi sto la prendo. Forse mi prendo una settimana ferie, poi a gennaio. Strano. Io faccio i primi tre, prendo 4 giorni a inizio gennaio, così faccio dal 31, torno al 10. Grande. Ma dove vai? Poi... da nessuna parte, sto qui, mi riposo. Fai bene, fai bene. Dai che questa estate forse ci viene a Malta. Speriamo. Cioè, se ci sono le condizioni ci vengo sicuro. Adesso c'è se si può viaggiare, sono già lì, Duncan, guarda, te lo garantisco. Questo cazzo di variante adesso sta ancora... noi siamo tornati in zona gialla adesso da domani, che cappella. Cioè, eravamo, non cambia molto, però. Eravamo tanto bene, adesso sto variante sta... tanto bene non esagererei, però... No, stavamo andando bene, no? Meglio di prima. Sì, sì, beh, cioè, prima era una merda. Non era neanche così difficile andare meglio, dai. Adesso questo Valiant sta ancora... Io adesso ti dico, adesso è diventato quasi obbligatorio prendere il booster lì del vaccino. La vagina. Il booster F10. Phantom. Nostro non muore subito, muore con due colpi. Io dopo Capodanno mi faccio una magnata dei giochi di Mario allucinante. E chiudo in casa con la Switch, poi sapevo un cazzo. Io avevo promesso quella cartuccia, poi te la regalo di certo. Vai, ah, tranquillo, dan caldo. Ho avuto un po' da fa, però te la regalo di solo perché io... gli amici ci tengo. Specialmente a te che ormai sei diventato... quasi come tua moglie. Tutte e due mi rompono il coglione, ma che... Io voglio bene tutte e due. Poi Dancone, te lo dico... a prescindere che si faccia o meno, ma secondo me adesso sotto le feste di Natale, se sei in ferie, bisogna che ci prendiamo un po' di tempo e pensiamo se, come, quando l'Arcade Cup. Sì. E proviamo anche a organizzare Mai Dire Malta, perché se, diciamo sempre che lo facciamo, non lo facciamo mai. Lo so, hai ragione anche tu. No. Però adesso durante le feste c'è un po' di tempo libero, se non ci pensiamo adesso poi non ci pensiamo più, quindi... Sì. Dai che quest'anno lo facciamo più bello dell'altro anno. Vediamo, tra l'altro è stata molto bella adesso al di là sì, di... Sì, ci siamo divertiti, era bellissimo. Al di là delle tante polemiche a cui ha portato dopo, però io mi sono divertito da morire, onestamente. Oh, sì. Ma ci siamo divertiti. Poi credo che per ogni adesso forse per noi no, per noi probabilmente no, però credo che per tutti gli altri canali a cui hanno partecipato i numeri fatti in quelle live lì non sono più stati raggiunti. Sì, questo è vero. Questo è vero. È stato bello, no? Ci siamo veramente... Come Mario mi chiede, meglio la PS4 o Xbox S? Io ti direi assolutamente PS4. Non date caso a questo uomo, qualche lui non è in... Guardate, ragazzi, se doveste fare... Allora, tra le varie PlayStation e l'Xbox, l'unico caso in cui vi consiglierei caldamente di comprare un Xbox è a 360 al posto della PlayStation 3, che secondo me ha fatto una grandissima macchina, aveva un ottimo parco titoli. La Play 3 non è un granché, se no per il resto, a parte i servizi che offre, che sono sicuramente validi, io comprerei... Parlo di Xbox, però comprerei sempre
PlayStation. Per quanto in questo momento, ti devo dire la verità, della nuova generazione non comprerei niente, perché non, come se non fossero uscite, ci sono 5 giochi, cioè. Sì. Infatti ho scelto di comprare la Switch e secondo me ho fatto benissimo. Hai fatto benissimo, hai fatto benissimo. Ci siamo regalati per Natale la Switch OLED, già mi sono fatto un parco titoli abbastanza discreto, perché tra te regalami quello, io mi compro questo, prendi quell'altro, c'ho già 3-4 giochi. Poi è una console che tiene più lunga vita degli altri. Poi è molto versatile, no? Potendoci giocare sia in maniera portatile che con attaccandola a una TV. Poi adesso col fatto che è piccolo, alcuni giochi di Mario può anche cominciare a giocarli con una Switch. Su una PlayStation 4 che cazzo gli fa, o 5 o 6, che cazzo gli faccio giocare a Assassin's Creed, cioè fa ride. Puoi recuperare anche dei tanti classici con la Switch. La Switch c'ha un online incredibile. Adesso ho visto che da febbraio del prossimo anno hanno presentato pure tutta la soft tech del Commodore 64. Sì. Ti ho detto, è una console bellissima, fatta molto bene e intelligente. Poi è una console fatta per tutti, diciamo così, non, sì, sì, certo. Non come l'Xbox, certo. O la PlayStation fatta per persone, no. Esempio, un po' più. La Switch è fatta per quasi per tutta la famiglia, come la Wii, diciamo così. Esatto. Se vuoi giocare naturalmente il gioco graficamente spintissimo, ti interessa il Call of Duty o il FIFA di turno, la Switch naturalmente non è la console per te. Però se non guardi solo all'aspetto tecnico, alla grafica, ci sono dei titoli mostruosi, cioè. È un modo di divertirsi in ogni posto comunque. Ma poi secondo me Nintendo ha fatto nuovamente una grandissima console, come non faceva da veramente, forse dal Super Nintendo. Io ti giuro, c'ho l'emozione di rigiocare, di essermi ricomprato una console Nintendo dopo una vita. Però la cosa bella è che non è la prima volta che la Nintendo ha provato a fare una console ibrida, come si dice, ibrida. Ci ha preso in pieno quando ha fatto la Wii, proprio in maniera clamorosa, ha fatto bingo. Poi ha provato con la Wii U, facendo quel però la Wii U era troppo in anticipo sui tempi, secondo me. Sì. Adesso ci siamo abituati a giocare, capito, sui cellulari, comunque in maniera portatile, quindi la Switch è un compromesso veramente ottimo. Oltre che, ti ripeto, io ancora non ce l'avevo, adesso ce l'ho perché me li sono comprati e ancora non ci ho giocato bene, ma o meglio non ci ho giocato. Alcuni giochi sono veramente incredibili, cioè, non so se Mario tu Odyssey. Sai, ma l'hardware che c'ha dentro la Switch è l'hardware dell'Nvidia, Sì, sì. Sì, è un po' meno, ripeto, è meno potente di una PlayStation o di un Xbox, però non è quello che conta. Abbiamo gioco che mi sta disturbando un po' la testa. Okay, dai, infatti. Mario Odyssey o Zelda Breath of the Wild sono due giochi veramente. Mario Odyssey è uno spettacolo. Io non vedo l'ora di giocarci, ma guarda, quello che lì sotto Axel è, ce l'ho. C'ho la cartuccia originale. Una genialata. Mario Odyssey, una genialata. Bellissimo. Ieri mi hanno regalato un altro Luigi che già ce l'ho. E mi hanno regalato anche un Gogeta. Gogeta è la fusione fra Goku e Vegeta. Guarda, Lanca, adesso ti mando la foto su Telegram. Questo è Super Gods and Gods, Super Dai Makaimura. Sì, Super che non lo so giocare veramente io, però. Questo è bellissimo. Però tecnicamente andrebbe posizionato al giocato col Wired Predo. Perdo tanto. Non ho capito il. Scusa il mio leggere. La mando su Telegram ancora. Il quarto gioco che c'hai in lista ce l'ho originale. Ho mandato la foto della cartuccia. Oh, spettacolo! Axelay. Spettacolo.
Quanto erano belle le cartucce della Nintendo, ragazzi. Eh sì. Specialmente quelle della Super Nintendo, erano fatte molto belle. Ma Megnat, vedi, The Witcher non è un gioco da giocare su una Switch. Non è un gioco per... Che poi tu lo possa anche giocare su una Switch come un FIFA, ci mancherebbe, ma non sono giochi da giocare sulla Switch. Credo che 2 settimane fa ha chiuso l'online della Wii, se ricordo bene, o della Wii, Dopo la Nintendo. 15 anni, dopo 15 anni. Ha chiuso il server. Oh, ma la Wii ha venduto credo 120 milioni di unità, 110, una roba incredibile. È una bella console. Poi Cazzo, poi era divertentissimo. con un'idea speciale, poi normalmente le altre console l'hanno copiata, no? No, ma proprio ha creato il concetto di party game, no? Cioè, la Sì. Wii era divertentissima, Il dai, da giocare gioco con... della famiglia era diventata una console sì, familiare, sì. come abbiamo detto adesso con la Switch. Ti divertivi da morire. Ah, poi le altre console l'hanno copiata, la PlayStation ha fatto la Move, l'Xbox ha fatto la Kinect, anche se la Kinect è una figata, eh. Sì, Sì, non sì. funziona, prova bene. È che non funziona, è vero. Funziona alla grande, non c'è nessun telecomando, non c'è niente. Gioco di merdis. Tutti che credevano che la Nintendo dopo Perché il GameCube fosse finita. sì, anche lei era finita come la Sega, no? Ma poi era montato alla grande. Beh, comunque Nintendo ha sempre fatto da padrona nel mercato delle console portatili, eh. Il Game Boy è in assoluto la macchina più venduta della storia, per cui... Mi cambio sto gioco, se non lo so giocare. Sto giocando una merda. Vediamo che possiamo giocare. Illusion time. Of time. Dimmi che tipologia di gioco vuoi fare, che tra quelli che c'hai ti do un suggerimento, no? Ma questo l'hai mai giocato? Cos'è? Illusion of time. My boy. Credo sia un RPG, non vorrei dirti una cazzata. Cambiamo subito. Dragon Quest è un RPG. Questo però era Cool Spot, se mi ricordo bene, che era quel Della coso Seven quello Up. con gli Te occhiali, sei no? un tappo della 7-Up. Mamma mia. Sono un tappo che non è. È vero, sei un... Vedi? No, no, che sei basso, sei proprio un tappo della bottiglia. Sì. No, perché sei basso. È della Virgin. La Virgin, sì. Faceva un sacco di giochi, pubblicava la Virgin all'epoca. Questa cosa tu schiacci, comincia quella a crescere. Tu dire che musica. Com'è che si Ma chiama il tipo della Virgin lì? Richard Branson, qualcosa del Quello genere. biondo, un personaggio grosso quello, Cioè, minchia. fuori di testa, un visionario. Quello tutto ha fatto, musica, videogiochi, una Sì, linea aerea, film, anche tutto, film. tutto. The Finn. CD, DVD, CD, c'è tutto della Virgin. BGT, BDG. Bibite. Eh sì, la Virgin. È rimasto vergine tutta la vita. La compagnia, beh, non credo, mi sa che quella ha scopato più figa d'anca Ma... di tutti noi messi insieme, credo. Si chiama Virgin, pensate. Probabilmente in un unico viaggio aereo poi l'ha fatto. Ovvio. Dio mio. Morto subito. Se Ciao fosse della Bea! compagnia aerea, credo che te la passi abbastanza bene. Mm. A
poi leggevo che lui vive su un'isola deserta, mi pare un'isola sua. Può essere. Grande, meglio. Non gli rompono i coglioni. E quando lui non c'è, noleggia a casa a super ricconi a dei prezzi folli. Questo si può saltare sopra, no? Poi si fa. Però è un businessman, capito? È uno che fa business con tutto. Sì. Allora, il patrimonio ammonta a 4,3 miliardi di dollari. Sarebbe un bel sponsor per la nostra architetta. Sir Richard Charles Nicholas Branson. Se la puoi contattare per farci da sponsor nell'Arcade Club. Questo da quando se gli girano i coglioni, la domenica mattina va a cagare e si pulisce con le sfoglie da $100, capito? Cazzo. Sembra... Che poi, aspetta, è vero che poi la Brown GP era sua. È vero, la ma è bravo. Una scuderia di Formula 1 che costa un'eresia gestire una scuderia, al di là degli sponsor. Poi il primo anno lo ha preso Ross Brown dalla Ferrari e ha vinto il mondiale. Ah, è vero. Il primo anno, cazzo. Con Button. Eh sì. Te pensa. Personaggio, ragazzi. Dici che ha fatto una bella vita questo. Oh, per carità, un visionario, cioè uno che ci ha avuto delle idee intelligenti, innovative. Oh, cazzo. Dagli anni 80, credo lui. Eh sì, la Virgin è nata negli anni 80, sì. Credo con... è venuta fuori con la musica. Quanto è alta Duncan? Poi aveva anche dei negozi, c'erano i negozi della Virgin. Sì, sì. Il Virgin Store. Esatto. A Milano ce n'era uno in Piazza Duomo. Però penso che sia ancora Virgin Store, non lo so. Se c'hai una figa troppo usata andava al Virgin Store. Te la facevano di nuovo. Te facevano la revisione. Te la facevano di gomma. Grande, personaggio. È un Bill Gates comunque, cioè un... Sì. Uno di questi, eh. Poi ci sono stati dei tipi. Nel 2019 ha iniziato a finanziare il progetto di un ristorante subacqueo a Portofino. Ah, però così c'è un cazzo da fare a tempo aperto, costruiamo un ristorante subacqueo a Portofino. Abbiamo un po' di soldi da sprecare. Tieni conto che idea si può permettere di finanziare, però un ristorante subacqueo. Ci arriveremo comunque, eh. Beh, io nelle Filippine sono andato dentro queste... C'è un ristorante sull'acqua, no? Sembra una grande zattera. Tu, insomma, non c'è uno, ci sono tanti, che va su questo fiume. E un po' ogni volta dopo... Diciamo così, dopo 2 minuti di viaggio si ferma. Davanti ci sono questi parchi sul fiume. Dove c'è gente che canta, un po' si sposta. Okay. Insomma, era questa esperienza che ho vissuto io, era bella, però. Veramente un tappo questo, le cose sono veramente grosse. Ma te l'ho detto, questo è un tappo della 7-Up. Un tappo, ma vi ricordate come si chiamava il tizio della 7-Up? Vediamo che si ricorda. Fido Dido. La 7-Up ormai qui a Malta era fallita, poi l'ha comprata un'altra compagnia. Qui da noi in Italia credo non si trovi più, proprio, non è più distribuita da tanto tempo. Qui si trova, qui era fallita, poi comprata da un'altra grande compagnia. C'era un'altra compagnia che faceva un'altra bibita simile alla 7-Up che si chiamava High Spot. No, però attenzione, la Virgin Drinks è una più parte del gruppo di Branson. Ha comprato la 7-Up dell'altra compagnia che è fallita, adesso fa la 7-Up. Quindi poverino, gli dobbiamo fare una donazione, è in difficoltà. Aspetta, noi. Tanto la 7-Up era un'alternativa alla Sprite, se non ricordo male. Sì. Forse sapeva un po' più di limone. È come la Pepsi, no? Bella cola. Quella Coca-Cola. Sì, comunque ha una quarantina di marchi lui, eh. Porca puttana. Tutti vergini. Tutti vergini. Allora,
lui allora, più... allora Epidudi aspetta, aspetta. Epidudi lui... niente cazzo, ma stavo per dire Epidudi e ecco, ascoltami, e allora sono proprietà sua. No, no, allora, non fa più parte della Virgin, la Virgin Drinks, la Virgin Radio Italia, la Virgin Electronics, la Games, la Interactive, Radio UK, la Records e la Voodoo Records. Mentre addirittura alla Virgin Racing, Virgin Active, Virgin America, Virgin Australia, Balloon Fights, non so che cazzo, la Books, Bryce, Charter, Comics, Cosmetics, Digital, Experience Day, Express, Film, Flower, Fuel, Galactic, Hilt Bank, Holidays, Limited Edition, Limo Bike, Limousine, Media, Mobile, Megastore, Money, Credit Card, Nigeria, Oceanica, Play, porca puttana. Wines, voucher, cosa. Vacation, voucher. Vabbè, ma tanto ha fatto bene, ha diviso. Manca solo la Virgin Ship, figa. La Virgin Ship. Cacca. Perché poi probabilmente ogni sua compagnia lavora per un'altra sua compagnia, capito? Ah sì, esatto. Ma attenzione perché è entrato qualcuno. Buonasera. Oh, grande Harry! Ciao Henry, un emozionistico. Ciao, mi stavo dicendo. Un emozionistico è Marco Vara. Come sei allora, così emozionistico? Stavamo facendo l'elenco delle ditte, sì, delle imprese della Virgin. Di proprietà di Richard Branson. Madonna santa. Così tanto. Sono una quarantina. Ovviamente, ma vi lascio, così, vi lascio per i coglioni di domenica sera. Ma vi lascio per mezz'ora, fate questi argomenti così seri, ma perché? Ti sento raffreddatissimo. Sono raffreddatissimo. Sto male. Ah, ecco. È una settimana perché... che sta di merda, però. Perché Mr. Andrea lo sta per contattare per sponsorizzare l'Arcade Cup. Esatto. Sponsorizzare. Che adesso si chiamerà Virgin Arcade Cup, perché esattamente. E quanto vi dà? Un paio di miliardi di... ci proviamo. Un paio di miliardi di schiaffi ci dà. Ma perché giochi sempre a questo gioco quando mi collego che tu fai questi giochi? Perché è l'unico gioco che so giocare bene. Giocare bene è una parolaccia. Giocare magari sì. È l'unico gioco dove non vai in difficoltà a premere start. Ma sai anche che puoi fare i deep switch lì? No, cosa stai giocando? No, cosa stai giocando? No, questo è Super NES. Questo è Super NES. Ah, oh, niente, non puoi fare un cazzo. Questa che versione era, Dunker, che non ho visto? Basta Move o... No, è il primo, Pass the Move. Bello questo. Questo c'era anche sulla PS1. Ah, non è Virgin, sì. Basta Move. Sto sparando a cazzo, mi... Stai sparando dal cazzo, Dunker. Sono capito, allora, si sta sul cazzo. Ma cosa stai dicendo, Dunker? Non sto sparando dal cazzo, no. Cazzo, ah, perché ci sento anche poco. Comunque sono da cellulare, ti vedo dalla televisione. Guarda che bello Dacca dalla televisione. Cosa danno questa serie di televisione? Dacca. più piccola è meglio. Bravo Dacca. Chissà. Ma siamo in 26, che bello. Grazie. 26 persone. Anche questo lo sa giocare, ha detto. Sì, ma sono un po' emozionato. Questa cosa della Questa cosa della Virgin. È frazionato. Ciao, bad guy. Sei frazionato. Ciao Marchetto, bad guy. Ciao. Adesso forse riesco a recuperare con la buona volontà, con un tocco di magia, questo. Sì. Chi è che sta tossendo? Io. Ah, un po' di tosse. Emazionato. Ancora sbadiglio, eh. Mamma che sonno. Quanta qualità. Sbadiglio che era la figlia del... Ma non c'è Ib? Ma non c'è Ib? È live. Ma è live, veramente? Cazzo, sì. Non lo vedo. È live. Veramente. È live. Vediamo un po'. È live. Ah, Ruff in Tumble? È lui? No, che dire. Non so. È live! Ok, dai. Allora.
Ti saluterò tutti. Un saluto a tutti. Ciao. No, la mia compagna che è passata lamentandosi della giornata. No, sono... perché è brutta? Ridigli, ha detto Andrea che è solo domenica poi. Ha detto Andrea che è solo domenica, che domani sarà peggio. La giornata. Oggi è solo domenica, figurati domani che è lunedì. Ma domani ci vai al lavoro, Harry? Sì, sì, domani faccio... Ma non lavoro andare, da casa. Stai male. No, ma lavoro da casa. Ah, ok. Come si chiama? Smart work, smart work. Smart work. Esatto. Allora lavori in smart. Smart, molto smart. Io e Marco Vano non possiamo farlo sto lavoro. Come no? Non puoi fare smart. Come fai? Con smart. Come mandi facciamo? Un altro posto tuo, dai. Mandi un altro posto tuo, dai. E come fa Marco Vanna? Lavori smart. A casa a cagare. No, paghi un altro per andare al lavoro al posto tuo. E lavori in smart working. Sì, io lavoro sì. Così, Duncan, in smart working. Mi chiama e dico, la tenga, non vado in bagno, la tenga. È più un lavoro psicologico quello che fa Marco. E non è facile, non è facile. Sì. È di peggio. Allora. Aspetta. Wait a moment, please. Che voce profonda, wait a moment. Una voce da ASMR. Intanto DAZN non permetterà più a due dispositivi di utilizzare contemporaneamente il medesimo abbonamento. Con quello che paghi, voglio dire, ma vaffanculo. Certo, gentilissimi, graziosissimi. Quelle rare volte che riesci a vedere. Ah sì, quale... vabbè, non c'è problema, non vuoi avere più caldo. Cazzo, ma non è possibile con quello che paghi al mese, cazzo. Dai. Inizio stagione è stata veramente vergognosa da zona. Io non l'ho mai fatto, sinceramente. Io ho finito l'abbonamento in comune. Comunque sono tre i dispositivi che si possono collegare. Massimo? Al massimo tre, comunque due contemporaneamente. E non puoi vederli? Ma cosa? Netflix che? No, quello per vedere il calcio da lui. Ah. L'altro di sotto non mi frega niente. A Malta è pieno di Happy TV. Ah, Happy. Happy Ending. IPTV. Allora, IPTV quelli. Siamo passati da un unico canale nazionale, uno solo. A tre canali nazionali, ai canali nazionali più i canali locali, alle reti a pagamento, a tutto a pagamento praticamente. Adesso è l'invasione delle cavallette. Poi dici, vabbè, non me ne frega niente, vado su internet, mi guardo i filmati su YouTube, pa! Una pubblicità ogni 30 secondi. Mamma mia, questo è diventato invivibile. E allora guardi Duncan, ma se non sei abbonato a Twitch, bam! La pubblicità ogni volta che entri dentro dal Duncan. Esatto. Quindi bisogna abbonarsi. Su Twitch ne vedi una pubblicità, dai. No, mister Andrea. La soluzione è unica, è una sola, fare una sub a Duncan. Perché se fai a Duncan, esatto, ti risolvi tutti i problemi della vita. La mattina ti senti che sei felice. Io sono abbonato al mese, canale. E per un mese Duncan ti saluta tutte le volte che vai in live. Sì, vai al lavoro. Ma io infatti ieri sono abbonato al canale di Duncan, però dico, Twitch comunque ti fa vedere una pubblicità quando entri. YouTube è diventato veramente invivibile, cioè ogni video una pubblicità, se ti va bene una. Due. Ma tu non vedi quando facciamo Andrea, mercoledì retro, a volte partono le pubblicità. Ma sti ultimi mesi, ultimi tre mesi, tutti i 3-4 mesi è successo così. Sì, sì, cioè, sì, è stato YouTube un incremento incredibile. Si è svegliato, lui praticamente impone a chiunque mette video su YouTube, impone, propone di mettere pubblicità, figurati, posso dire un eufemismo, figurati il cazzo, se mi dici che mi paghi, sì, ma metti tutte le pubblicità che vuoi. E beh.
A quel punto sei schiavo delle pubblicità, e mentre ti stai vedendo quel simpatico filmato sulla sul restauro di uno skateboard trovato in un incidente dove si è bruciata una casa, tu stai lì e stai per vedere come tutto uno stato di salute mentale secondo me al limite, lo skateboard con un asse di pino è lì che sta sedendo, tu dici ah guarda che bello che sta tagliando il pino, pa! Parte la pubblicità degli assorbenti e ti casca tutto, capito? Beh sì, dopo che hai trovato un video del genere che ci ha perdi anche il filo, perdi e ce la fanno esattamente sulla cosa più, quando stai levando il momento che stavi aspettando, il momento migliore quando stacca il pino si stacca sì. E tu si stacca il pino e dici no, poi dici vabbè basta, metto su canale 5 su Italia 1, voglio vedere una simpatica, voglio tornare all'antico, metto sul DTV, mi guardo canale 5, ah striscia la notizia, bellissimo, che servizio interessante, sta per parlare quello lì che lo stanno sperculando, eccolo, pubblicità, ciao veramente secca, mentre il tipo sta dicendo ci dica assolutamente se è lei, com'è, pubblicità, sottoscritto 50 secondi, e devi stare 50 secondi cagato lì aspettare che finisca. Sì. E comunque gli antipiretici fanno questi effetti, oh che bello. Beh, c'è sta peggio di noi, eh? Grazie per il follow, Racing Evo. Grazie per il follow. Esempio, mio fratello vive in Germania, non può vedere niente, niente di niente. Cioè? Da YouTube non vede niente. Niente, devono essere solo video originali fatti dal YouTuber. Non possono vedere esempio come noi le pubblicità e queste cose qui. Tutto copyright. Ma perché poi mi mando un link o qualcosa e dice ah, io non posso vederlo da qui. Che vita di merda. Guarda, fai una cosa, Banca. Registra col cellulare i filmati e mandali. No, esatto. Poi lui non capisce un cazzo di computer, no? Allora. Cellulare. Io gli ho detto ma. Fatti un VPN, wow. No? Così almeno puoi cambiare il coso dove su sei. Parsec, falli mettere Parsec e poi si collega con te, tu gli fai vedere le robe. Scusate. Salute. Ma meglio che si installa un VPN. L'altra volta, ma chi mi ha detto che è questo VPN? Non lo conosco. Buon ragazzi, vi saluto che vado. Dove vai? Aspetta. A vedere qualche serie TV. Ah. Mi tocca. Ma dai. Duncan, no. Ma che è uno scherzo? È apposta, no. Non lo fare, non leggere. E Marco. Sì. Prima di andare a dormire, mi cancelli quel simpatico messaggio? Ma cancello il messaggio o banno? Aspetta. Lo può fare Andrea, credo pure. Ma una balzelletta, uno scherzo che è? Non lo fare, Duncan, non leggere, cortesemente. Marco, ce la fai? Qualcuno di voi ce la fa? Che sono da cellulare? Cancellate e bannate. Facciamo i bravi. No, da ancora io non lo posso fare. Banno? Sì. No, cancella il... No, cancella e banna. Vai. Cancella e banna. Bannato. Bravi, li facciamo così. Cancella e banna. Ma non ho ancora capito che cosa voleva dire con quella cosa. Non lo leggere. Non è niente, eh. È tipo, è presente Bart Simpson quando fa gli scherzi che telefona al bar. La stessa cosa. Ok. Siamo attenti, ragazzi, stiamo attentissimi. Io ci stavo per cascare, eh. Dico la verità. Figura di merda. Ma tu sei amministratore nel mio canale? Ah, ma sono da cellulare, non ce la faccio, non sto guardando Twitch da cellulare. Anche Mr. Andrea, se me lo ricordo bene, lo è. No. No? Allora sei su YouTube, credo. Su Discord.
E mettiamo anche Mister Andrea, la metti anche Mister Andrea. Sì, poi lo mettiamo. Vai tranquillo, cazzo, tranquillo. Ma su YouTube di certo è, perché prima facevamo tanto su YouTube. Ormai YouTube. No, per le live non ne vale veramente la pena YouTube. E anche per i contenuti, ragazzi, c'ha delle politiche, non te dà più una lira YouTube. Quale? YouTube? Sì. In teoria però io ho visto alcune cose che, cioè, dipende come le poni. Ci sono degli youtuber che fanno vedere video musicali. Mi riferivo al fatto che non è una piattaforma per fare live, non è una piattaforma che economicamente dà allo streamer quello che merita, non più quantomeno. E anche con i video che carichi devi fare dei numeri veramente veramente importanti per avere un minimo di ritorno, per cui c'è una piattaforma proprio studiata per lo streamer, tra virgolette. Io ho sentito che TikTok sta per fare una cosa come molto simile a Twitch. Ci provano, sì. Il senso è sempre quello. Ci sono voci che sta provando a prendere un po' di, quasi a diventare molto più popolare di Twitch, ma non so. Realmente lui ha già preso un po' di gente, questa cosa del cellulare. Però tutto può essere. Però hai creato tutta una serie di persone che più che dei contenuti di molto tempo cercano contenuti molto brevi. E gente che tutta questa tecnologia moderna, tutti i social portano a un po' essere compulsivi, no? Quindi guardi tutti quei filmati corti di continuo, sti seguito, senza neanche pensare. E la stories per concetto è una cosa breve. Poi ci sono se piazzi dei contenuti da un'ora e mezza, che stories è? È diverso. Poi ci sono delle cagate. Vuole utilizzare tutti gli utenti e farmi fare altre cose. C'è di tutto, come c'è di tutto. Se tu pensi che su Twitch la gente è arrivata a seguire quelli che fanno ASMR, comunque gente che parla, cioè porca puttana, la roba da decerebrati. Però c'è. Però c'è gente che non ha mai avuto nessuno che gli sussurrava nell'orecchio. Esatto. E quindi ha bisogno di questa roba. Sì, c'è gente che praticamente, come dice Duncan, no? Alle volte è meglio pagarla che mai toccarla, ma c'è gente che non paga neanche, quindi non la tocca mai. Esatto. Insomma, c'è gente che paga su Twitch, io ho visto gente che facevano delle donazioni a queste signore, incredibile. Ma sai cos'è? Tipo in Giappone ci sono quelli che vanno a vedere gli spettacoli di ragazzine vestite da collegiali, che ballano così, cioè alla fine la psico umana è strana, no? Perché con la modernità di oggi ti puoi permettere tutto, anche i video puoi vedere di tutto gratuitamente, di ogni tipo, di ogni nefandezza possibile, di ogni perversione. Invece magari preferisci vedere una cosa che di nudità presenta poco, il minimo, solamente un vedo e non vedo o un travedo. E la gente paga per vedere l'intravedo quando può vedere tutto nudo è gratis. Sì. La psico umana è veramente qualcosa di allucinante. Questo è vero, hai ragione. Ma a volte è più però diciamo la verità, a volte è bello che tu vedi una persona mezza nuda, diciamo, più che nuda. Sì, perché c'è quel brivido della copertura, insomma. Ma ti ricordi quella volta c'era il telefono erotico? C'era gente che spendeva milioni per farle per spendere per sentire dalla gente registrata. Mamma mia. Un giorno io un amico mio veramente non potevo fare da casa perché quelle reti erotiche erano dall'Italia, no, se mi ricordo bene. Erano a Malta non c'erano, ma noi vedevamo la pubblicità, no? Chiamami. Insomma, abbiamo comprato questa scheda, quella che si metteva al telefono. Prepagata? Sì, prepagata quella. Telefono sì. Pubblico. E siamo andati a provare, a chiamare questi signori. E prima abbiamo fatto, non so, più di 5 minuti.
che andava un messaggio da un messaggio all'altro, se non ricordo bene. Poi alla fine si è risposto qualcuno e la è caduta la scheda. Si è finita la scheda subito. Neanche l'attimo di toccare il pisello, niente. già. Intanto saluto Cristian che mi scrive: ma Harry, ci sei o no? Sì, ci sono, ma sono da cellulare perché sono infreddolito, vedo la roba in televisione e non leggo un cacchio. Abbiamo fatto una settimana e un mio amico dicendo: hai sentito, ci ha detto pronto. E non eri pronto, Danca. Sì. Quella parola pronto poi ci ha permesso di avere degli orgasmi a casa. Addirittura. Penso che roba. Adesso invece Duncan vai di The Fin con un click. Porca miseria, veramente. Adesso c'è il VR, eh? C'è gente che si prende il casco. Sì, è vero. Sì. Un po' come Fantozzi lì, che entrava la moglie, stava vedendo l'oroscopone e diceva: togliti le mutande. C'era il prete che parlava. Togliti le mutande. Ciao, Briegel. Sta facendo altri discorsi. Mamma mia, ragazzi, quanta qualità stasera! Son Mandingo nel culo del mondo. Io vi saluto, ragazzi. Vado, dai. Ciao, belli. Ciao, ci sentiamo. Ciao, buona continuazione. Ciao. Finché è durato. Ciao, Brighe. Esatto. Sera. Ciao. Come lo diceva quella cosa lì? Son Mandingo. Diceva così perché c'era no, da scegliere. Uno c'era quella lì procace, due c'era quella bionda, tre c'era e cinque Mandingo. Lui non sapeva cosa prende, preme una a caso e prende Mandingo. Poi c'era Fantozzi, sono Giglio e nel culo me lo piglio. No, esatto. Mamma mia, abbiamo risvegliato con ricordi strani. Ma in questo periodo che si avvicina al Natale, Duncan, no? Ma tu hai tutta una serie di riti, tipo devi vedere, a parte Una poltrona per due che devi rivedere, c'è solo dei film che guardi a Natale, ogni Natale devi vedere quel film, c'è delle cose così o... Credo uno dei film che vediamo di più di Natale, non c'entra niente di Natale, però lo fanno su Italia 1 e lo vedo sempre con mia sorella, e Frankenstein Junior lo fanno pure su Italia 1. Frankenstein. Sì, lo fanno sempre su Italia 1, anche in questi anni di feste. Grande Frankenstein. Perché ad esempio Una poltrona per due non c'entra niente con lo spirito natalizio. Ma cioè non è un film sullo spirito natalizio. Un po' c'entra, dai, ci si sono... Perché... C'è vestito di Babbo Natale, è vestito da Babbo Natale, ruba il salmone. E se lo nasconde nella giacca. Poi, se non vado sbagliato, era un film uscito negli anni quando è uscito la prima volta, era uscito nel cinema il periodo di Natale. Il periodo di Natale, per questo è diventato un cult su Italia 1, no? Bello. Però ormai è un film che veramente lo devi vedere a Natale, non lo vedi tutto l'anno, non lo vedi, lo vedi solo a Natale. Beh, di solito c'è Mamma ho perso l'aereo. Quello sempre, sì. Vero, sì. Che è sempre sul coso di Natale. Sì, poi vabbè, c'è appunto La poltrona per due, poi a Natale cosa che si vede di bello? Poi sono il film... Frankenstein Junior pure. Quello lì. Willy Wonka, Mary Poppins. Che cacchio si guarda per sotto la tavola? Willy Wonka e la cioccolata lì. La fabbrica di cioccolata. Però non quello con Johnny Depp che no, è il primo con quello di Frankenstein Junior, no? Il primo, se mi ricordo bene, si chiama Willy Wonka di Factory Chocolate. Il primo Miracolo sulla tredicesima strada, il primo, esatto, come Mario, e esatto. Il secondo, quello con Johnny Depp, si chiama Charlie and the Chocolate Factory, se mi ricordo bene. Però è un po' sai che bel film che ho visto ultimamente, The Last Duel, l'ultimo duello, no? Bello, se ti capita di vederlo guardalo perché è bellino, eh.
c'è Matt Damon, c'è tutta una serie, quello che ha fatto il cattivo di dell'ultimo Star Wars, che faceva il figlio di Han Solo, poi c'è anche Ben Affleck, ci sono una serie di attori veramente fighi e il film vale veramente la pena di guardarlo, ve lo consiglio ragazzi, sono rimasto 2 ore incollato a vederlo, bello bello. Ieri mi sono rivisto il primo Spider-Man io. Quello era molto bello, devo dire la verità. Quello era, mi era fatto benissimo. Credo che è il miglior Spider-Man. Ma anche l'aereo, come mai? Sì, sì. Anche condivido. Questo nuovo dicono che è fatto bene. E raccoglie SOS Spider-Man. Chi è che l'ha scritto? SOS. Chi l'ha scritto? SOS Fantasmi. Con chi l'ha scritto? L'ha scritto Manca Fabio 82. Bellissimo. Quello è un film fantastico, uno dei più bei film di Natale che abbia mai visto e vi giuro l'ho visto ultimamente con la mia compagna che non l'ha mai visto. È praticamente The Christmas Carol. Non è presente la storia, no? Il fantasma passato, presente e futuro. Sì, te sì, lo sì. Ricordi te? Hai visto SOS Fantasmi con Bill Murray? No, ma mi ricordo quello che hai detto tu prima, quello di Jimmy Carrey. Guarda quello che ha messo il titolo lui, guardalo Duncan a sto Natale, bello, bellissimo. SOS Fantasmi con Bill Murray, film degli anni, è bello perché è anni 80 quel film, molto bello. Credo che lo conosco, però ho dimenticato un po'. Però è bello, invece volevo dire se qualcuno di voi ha visto Natale a 8-bit. Mai visto, che è un... È un film che... No. No, è un film di uno basato sugli anni 80, ho letto solo la trama, lo devo vedere. Praticamente un ragazzino fa un viaggio in America per trovare una super console. Ed è ambientato negli anni 80, ero curioso di vederlo, senza che nessuno me lo spoilera. Si chiama Natale 8-bit. Si chiama Natale 8-bit il film. Lo cerco poi. È proprio su un ragazzino degli anni 80, tipo un... Dovrebbe essere tipo un Goonies, no? Però non potrei... Oggi ovviamente non sapevo cosa fare, sul divano ho visto un po' di... E ho visto una cosa agghiacciante, Duncan. Che hai visto, Eli? Una cosa di... Madonna santa. L'ho visto, dimmi, dici. Allora, prima di tutto è una commedia francese. E già... Attenzione. Già perde un po'. È una commedia francese storica. Cioè... Dovrebbe essere Brutus e Cesare. Sì. Tu dici vabbè, la storia. No, non c'entra niente, Danca, ti dico solo quello. Giulio Cesare ha una corazza fatta di plastica dorata. Il suo assistente è una donna di colore che ha una corazza di plastica con la forma delle tette, presente, no? Sì. E in più va nel Senato romano ed è pieno di donne il Senato romano, cioè una roba. E soprattutto fa vedere che ha catturato Vercingetorige, presente Vercingetorige chi era? Era il capo dei Galli francesi e Vercingetorige praticamente è un uomo di colore. Quindi è una delle cose più agghiaccianti che abbia mai visto. Sembra un po' il Nazzo quasi. No, è una roba agghiacciante, Duncan. Se lo vedete, se l'avete visto e avete avuto il coraggio di vederlo fino alla fine, siete degli eroi. Che strana trama. Ok, Cristian, non mi spoilerare però più il film. Stop, perché lo devo vedere. Questo l'ho letto anch'io. Non mettermi la trama, che lo devo vedere. Grazie. Ma veramente c'è quello che hanno detto dentro il film? Sì, lo dobbiamo... È bello. Veramente ci sono tutti gli attori di Spider-Man dentro. Non lo so. Hanno detto è passato, ma non vedo più niente. Basta. Esatto, quello lì, quello è SOS Fantasmi. Quello che ha scritto Christian. Quello è un bel film. Fa morire da ridere. Poi a me Bill Murray quando fa, se posso dire, il bastardo, lo stronzo, un po' lui gli esce benissimo. Sì. Da Ghostbuster a Il giorno della marmotta. È fantastico. Che Ghostbuster, se nuovo devo vedere ancora io.
Il giorno armato è quello che si ripete sempre, no? Che lui si entra sveglia e... È fantastico. È figo perché sia simpatico. È bellissimo. Io ce l'ho tu, è vero, Bill Murray è l'apoteosi dello stronzo. Come gli riesce a lui. È stronzo ma con simpatia. Sì, sì, sì. Poi alla fine diventa, è sempre buono. Ho visto Christian, che è la trama di Christmas Carol. Bella anche quello. L'altra settimana mia sorella, ho visto che vedeva quel film, sette chili in sette giorni, come si chiamava? Filmone con Verdone e chi c'è? Pozzetto? Sì. Verdone e Pozzetto, sette chili in sette giorni. Quando c'è il fiolo con lo cicciolo, anche se nasconde la roba da mangiare, e poi raccontare incazzate, e Pozzetto gli fa: come mi fai incazzare, come mi fai incazzare? E poi alla fine... per favori. È bellissimo. Qui erano film straordinari. Ultimamente stavo vedendo, tra l'altro, ho visto su Disney Channel, che sta iniziando, so che non piace, però una nuova serie, Willow. Presente il film Willow? Come no? Dovrebbe esserci una serie fatta dalla Disney con protagonista, lo stesso protagonista di Willow, l'attore che faceva Willow. No. Esatto. Ho visto perché che Cavalieri in realtà lo faceva Val Kilmer, che non è messo molto bene, credo. Sì. No, c'è però una... c'è lui. C'è anche una serie dedicata a lui, a Val Kilmer. Adesso perché sta tutti... male. Sì. Si è gonfiato. Un tumore alla gola, credo. Sì. Grande attore lui. Sì, bravo. A me non è mai piaciuto molto, devo dire la verità, però ha fatto qualche ruolo importante. Cavoli, ragazzi. Io sempre come si chiama? Ma no. A me mi piace tanto. Qualche ruolo, ho detto, ha fatto dei bei film, tipo The Doors, ha fatto un bel film. Però non è un attore che a me personalmente è mai piaciuto particolarmente. Io la prima volta che l'ho visto in Top Secret, no? Che lo facevo tanto. Top Secret, porca miseria. Che film. Che fa ridere. Anche quello è un film di Natale, che lo facevano tanto a Natale. Sì. Natale però. Lo facevano però un pomeriggio, cose del genere, non lo facevano di sera. Bella il pomeriggio. Quando c'è la mucca che se ne inchiappettano, il tipo vestito da mucca. proprio per il pomeriggio per i bambini. Mamma, ma perché il Toro ha fatto così? Il mio Olo Giorgino, la vedi, la ricordi quella scena che prima facevo vedere l'orologio piccolo, poi andava via la camera, sì, e l'orologio rimaneva così grande nella sua mano. Sì, il esatto. Mio... Adesso va di moda fare serie sui film. Sì, perché sono finite le idee. Lui ha fatto pure Top Gun, no? Sì, come no, è Iceman. Ha fatto anche Batman Forever, che lui fa Batman, però no, sempre meglio di George Clooney. Non è un gran Batman, ma no, vabbè, George Clooney fa cagare proprio, dai, caro George. Non era così male il suo Batman, non è che non mi piace. Poi c'era una bellissima Nicole Kidman. No, c'era quella ragazza che faceva Bad Girl, come si chiama? Non mi ricordo. Sharon Silverstone, se non ricordo bene l'attrice. È bellissima quella bionda. Poi c'era il primo Robin. Robin Williams. Io, se ho letto bene, quando lui ha fatto la parte di Batman ha avuto un po' di problemi. Perché il costume di Batman non era fatto a sua misura, era fatto su un altro attore. Perché non stava per farlo lui prima, Qualcun altro, non so, ho dimenticato qual era l'altro attore. Però hanno usato lo stesso vestito, lui ha anche perso qualche chilo per metterlo quel vestito. E ha avuto un po' di problemi che gli faceva un sacco di caldo, perché era... fatto di gomma, una cosa del genere. Poi l'idea di tutti i miliardi che gli avrebbero dato per fare il film gli ha fatto passare il dolore. Eh sì.
No, l'ha messi da parte, dopo ha rimangiato dopo, finito il film, sì, con sì, tutti sì. I soldi ha mangiato. No, sento un po' caldino però con questo vestito. Ah, però un bel film con Val Kilmer. Spiriti nelle tebre, nelle tenebre. Ma Can Fabio è quello dei leoni, vero? Con Michael Douglas. Credo. È quello che loro sono dei cacciatori contro questo branco di leoni. Che è un film tratto da un romanzo, se non vado errato. Se ricordo bene, lui c'è anche una parte in Dracula di Bram Stoker, se me lo ricordo bene. C'è una sì, parte. È vero, è vero. Fa il cowboy lì, tipo, no? L'ho visto al cinema poi quel film. Se mi ricordo bene, era lui quello, no? Non so. Però io c'era so... pure Winona Ryder. Dicono che è l'unica attrice che non ha mai fatto vedere tette. E quello, sì. Quello mi fa ricordare un altro film di Natale. Come si chiama quello? Wow. Quel film con lei e Johnny Depp, quello che c'ha le mani. Edward Mani di forbici. Eh sì, anche quello lo facevano tanto a Natale, eh? Perché c'è una scena lì che fa le statue di Natale. Chissà come faceva le seghe lui, Edward. Non se le faceva, raga, si strofinava contro i muri. Come i cani con i piedi. Esatto, si strofinava, se no chiamava qualche signorina. Ma bellissimo quel film pure, eh? Sì, la tristezza infinita per lui. Sì, ma era fatto bene, diciamo. Fatto bene, fatto bene. Capolavoro, Mani di forbici, dice Cabal. È un bel film. Sì. Il film di Lady Oscar fa cagare. L'unica cosa che è bella in quel film, perché io l'ho visto, è un film francese. Io lo so cosa stai per dire, dillo. L'unica cosa bella è che in italiano ha tenuto il doppiatore dei cartoni per fare quel film. Lo sapevo. Allora tu veramente... Ma vedendolo da bambino c'è una scena dove... Come si chiamava? André si inchiappa la Lady Oscar, eh? Però! Che nel cartone non la vediamo sta scena, no? Inghiappa. Ma dice una cosa molto, molto vera, Christian. Cioè, i film di Johnny Depp, quanti ne ha fatti? Quasi tutti belli. È vero. Johnny Depp ha avuto una grandissima fortuna nella vita. Sì. È stata quella di fare dei film... molti film belli. Ma tu lo sai com'è stato scoperto Johnny Depp? Tu lo sai? No, Danca, dimmelo. Beh, stavano cercando un attore giovane per fare Nightmare on Elm Street. Qui fa il fidanzato di Nancy. Eh sì. E lui in quei tempi faceva un cantante dentro un gruppo. Non faceva neanche l'attore. Ciao People from the Biza. A Wes Craven ha preso le foto sue, le ha fatte vedere delle ragazzine amiche di sua figlia e dice qual è il più carino, e hanno scelto lui. Ecco, capito. E l'hanno contattato per fare questa parte dentro Freddy Krueger Nightmare. E da lì poi è diventato attore, non è rimasto più cantante. Poi è Tim Burton. È diventato, e poi dopo ha partito. Sì, Tim Burton ha fatto l'attore suo. Tim Burton ha fatto di lui, e in più la botta di culo in un momento in cui era un po' in down, l'aver fatto Jack Sparrow, che è un personaggio di un'iconicità unica, ragazzi. Quanto figo Jack Sparrow. Il personaggio del film, possiamo dire. Del film. È famoso. Stavo parlando di film. Harry. Ciao Pippo, no, abbiamo parlato di... Abbiamo detto... Che il primo non ti piace, no, il primo non è male come film, per carità, sono d'accordo. Okay. Gli altri vanno... Caraibi non mi hanno detto molto. Vanno sempre più a calare. A me invece mi ha alcune cose, soprattutto il secondo, mi pare la maga, il fatto della palude, mi ricordava molto Monkey Island. Ci sono alcune cose legate un po' anche, no? A quell'atmosfera, insomma, per cui mi sono piaciuti sempre per quello. Più che per l'idea dei pirati Disney, che non c'entra un cazzo, insomma.
Ci sta. Vabbè, è una giostra a tema, quindi. Sì, tipo, certo, abbiamo detto che il primo film che ha fatto. Vi ho sentito, anche Ali, ho sentito. Io mi dissocio subito da Cristian, ha detto che ha fatto film tutti belli, Johnny Depp. Quasi tutti. No, scherzo. Allora, ha fatto più di 50 film Johnny Depp ha fatto. Ne ha fatti parecchi con Tim Burton, quasi tutti azzeccati. Tim Burton tutti belli, sì. Ha fatto Nightmare, faceva una comparsata che ci sta. Ha fatto, fammi pensare, altri film belli. Ha fatto pure The Real Las Vegas, ragazzi. Cazzo. Ah, cazzo. Di Gilliam. Hai detto niente. Purtroppo ha fatto. C'era una volta in Messico. Che io lo vidi tutto esaltato perché era un elogio. C'era una volta di Sergio Leone. Ma purtroppo è un film molto, molto brutto. Lì mi deluse molto. Però vabbè, grande attore. A me mi fa impazzire, sì. Mi piace molto. Ha fatto certe merdate anche lui. Visto Mordecai qualche anno fa, mamma mia, ragazzi. Aspetta, vogliamo provare un altro gioco o vogliamo continuare questi? E lo finiamo. Ha fatto quel film pure dove era un tipo di vampiro. Bello quello, anche a te è piaciuto. Come si chiama quel film? Quello l'ha fatto con Tim Burton, ragazzi. Era un tipo di vampiro lì. È Dark Shadow, lui è un vampiro. C'è anche Eva Green. Beh, allora, fatti un classicone su NES, un Kid Icarus se ce l'hai. Sto cercando. Kid alla K, se era B. No, sto vedendo un po'. Ma lui è un è una star molto fuori dai canoni classici hollywoodiani. Oppure che ha fatto Triangle, è un gioco. Che cazzo è che manda? Oh, scusate. Dimmi Andrea, cosa, come si chiama? Cobra Triangle, è un gioco con un motoscafo. Sì, però è figo. Esatto, Deadman è molto bello. Harry, lui ha fatto un sacco di comparsate, anche la sua figlia adesso recita in film di serie B oppure a basso budget, no. Capito? Beh, sempre meglio quello della figlia di non so chi, che si è messa a fare i film, no, cos'è di... Non ce l'ho. Di Cosoli, che si è messa a fare i film un po'... Ah, vestito Spielberg. Il gioco di Devilman. C'è pure il gioco di Conan il ragazzo del futuro, sempre questo, non su NES. Bellissimo del Vest, ecco, come mai io. Mi sembra che è un gioco di merda, in realtà. Con Mickey Rourke. Proviamo questo, vediamo Mickey Rourke del 2007. Uno degli ultimi film che ho visto, sì, mi ricordo. Il Darren Aronofsky, ragazzi, grandissimo regista, recuperato. Mi ricordo anche il posto in cui l'ho visto. Grafica veramente brutta. Dove l'hai visto, Mary? Dove l'hai sul visto? Divano, l'ho visto su Mac. Ti è piaciuto? Il film molto. Ah, ok. La serata meno. Okay. Quando parte... Magna, non muoiono mai questi. Quando la intro è switchato online del suo personaggio. Bello sto gioco, d'anca. Poi visto sulla televisione. Aspetta un attimo, grande, ci sei? Molto bello. Vieni un attimo. Cambiamo bruttissimo. No, aspetta, Dark, aspetta, non cambiare. L'ho tolto, Die Hard. No. Vediamo Die Hard. Questo gioco, ma hai giocato Die Hard su una NES? Ecco, Bruce Willis. Anche io vorrei giocare con gli amici. Ciao. Vorrei correre, chiamare George Michael. Dai Hard. Viene che gioco pure. È questo? Cioè, nel video dove fai Twitch secondo così. Che cazzo. Oh, non so. Allora, di cosa vogliamo parlare? Di Die Hard. Ah, questo abbiamo giocato. Ho giocato da Alex, mi ricordo. Una merda. Die Hard. Credo ti sparano 6.000 proiettili al secondo. Infatti, ma che è? Yes, è incontinente, è uno sparo incontinente questo, guarda. Guarda, è come quando fai la pipì che ti fa, diciamo, tutta la serie. Ah, ieri, cazzo. Ah, yeah, wish. Un altro film che vi consiglio di vedere durante le feste. Oh, parliamo di film. Assolutamente. Bellissimo. Babbo Bastardo. Bello, Babbo Bastardo. L'ho visto. Bello. Quello c'è il primo. C'è il primo e il secondo. C'è il primo. È quello con. Come si chiama lui? Edward Norton? No? Sì, l'ex marito di Angelina Jolie. No, di, chi era? Sì. Sì, di Angelina.
Quello lo fanno anche Bastardo. Ogni Natale, quello lo fanno pure. Non è, non è Edward Norton, è Billy Bob Thornton. Billy Bob Thornton, scusami, non mi ricordo un cazzo. Quello è uno dei film, io quando l'ho visto sono rimasto praticamente tutto il film a bocca aperta. Non poi ci tu, potevo credere. Tu pensi ieri, la classica trashata americana, volgare, no, ma no, volgare no, fino vero. A se stessa, no? Invece no, no non è vero, è un film pieno di contenuti. Esatto, pieno esatto. Di contenuti. Poi c'è il bambino con i capelli riccioli, ciccione. Il rapporto suo con quel bambino lì è, mamma mia, è bellissimo, bellissimo. Grande come mai. Io American Beauty, boh, lo sai che non sono così affascinato di quel film. Non vedrò film sotto le feste comunque. American no. Beauty dove c'è quel tizio che si innamora di quella ragazzina, no? Bionda. Yes. Che la immagino con i fiori. Io mi sono visto invece. Cambiamo gioco. Volevo sentire da Pippo che me lo smonta come film. The Last Duel. The Last Duel, Ridley Scott. Ridley Scott. È un grandissimo film. L'ho visto oggi, ragazzi. È un film fantastico. Ridley Scott, a parte Soldato Jane, difficilmente fa brutti film. Cioè, per me è Il Gladiatore, uno dei più brutti che ha fatto. Quindi. No, guardatelo. Secondo me ti piace anche a te. Il Gladiatore è bellissimo, dai. No, The Last Duel, però devi resistere fino alla fine. La fine devi vederlo fino alla fine. Non spoilerate, ragazzi, che vi Fabio 82 dice: molto, molto bello. Avete mai visto la vera storia di Babbo Natale? Un film dell'85, mai visto? Mi sa di sì, che l'ho visto, però non l'ho visto. No, non l'ho mai visto io. Ah, qualche gioco hai messo? Quello di quello di Jurassic Park, Markham. Questo è stato quello che ha fatto il vecchio di Jurassic Park. Questo ce l'aveva mia sorella sulla Femica. Ma io adesso voglio coinvolgervi in questa cosa che sto per fare. Metto sulla televisione Netflix. Una cosa che ho visto. No, niente. Io tanto posso spoilerare, non arrivano soldi, non arrivano penso denunce da parte di nessuno, no? Dovessero arrivare soldi, poi su una delle più, diciamo, famose piattaforme. Vai. A pagamento esistenti in Italia. Vai. Metto su cinema. Metto in evidenza e metto su Christmas Collection. Cosa mi propone? Cosa dovrei vedere io per Natale? Allora, mi propone come prima scelta Una poltrona per due. Mi sembra. Seconda scelta, un film che si chiama Fuga dal Natale. Film del 2004 in cui c'è Jamie Lee Curtis, c'è Derek Royd. Ah, allora no, qual è Fuga dal Natale? Tim Allen. In una briosa commedia natalizia, una coppia decide di passare il Natale ai Caraibi, ma il ritorno improvviso della figlia cambierà i loro piani. Mai visto, Duncan? Boh, mai visto. Mai coperto. Okay. Che è sta cagata? Questo film. Però riprende gli attori di Una poltrona per due, perché c'è Jamie Lee Curtis e Derek Royd. E sì. C'è Tim Allen, che comunque è un attore di questi generi di film. Andiamo con la terza, in terza posizione, Danca. Vuoi sapere che cosa mi propone questa piattaforma? Sì. Natale in affitto. Ma lo conosci? Sempre del 2004. È un film con Ben Affleck e James Gandolfini. Gandolfini? Grande attore. Scintillante commedia natalizia. Bah, sarà. Spaventato dalla solitudine, un cinico manager offre dei soldi a una famiglia finché passi il Natale con lui. Gandolfini è molto, ormai 10 anni fa. Quello che faceva i Soprano. Questo è il 2004, per cui. Quello che faceva i Soprano è molto poco tempo fa. Poco tempo dopo. Ah, sì. Beh, Natale. Poi mi propone. Vai, Harry. C'è anche quel film di quello che ha fatto Batman, Tim Burton. Jack Frost, c'è il film Jack Frost. Ah, sì. Non so se l'avete. Poi mi propone Nightmare Before Christmas, Caldi. Quello è un, quello un filmone. Quello là dici tu? No, c'è un film fatto da, come si chiama l'attore, quello di Tim Burton, quello che ho fatto a Batman. Sì, c'è. Michael Keaton, che si chiama Jack Frost. Ah, okay. Sì, c'è in questa classifica. Ah, là sentiamo Harry. Okay. Propone
Express, sempre del 2004, ragazzi. Il conto Manx, quello, no? Esatto, sì, mezzo cartone animato, treno no. magico. Questo è, direi, un film di Robert Zemeckis, quindi niente di col Tom Hanks, quindi Zemeckis cosa... quando era preso era da... un'animazione, come esatto, quel periodo in cui Zemeckis è fissato con l'animazione, sì, nuova. Hanno usato la faccia tipo di Tom Beowulf. Hanks per il no. per adesso una per certa coerenza Beowulf. Una certa coerenza c'è, no ragazzi, giusto? Attenzione, stiamo andando quasi nell'incoerenza, ci sarà un misto. Comunque il prossimo film che propone in questa cult di Natale, il film è La vita è meravigliosa. Bella, La vita è meravigliosa, Wonderful Life. Frank Capra con James Stewart, il genio di Frank Capra, a me che filmone, ragazzi. Nell'America del dopoguerra un uomo sull'orlo della bancarotta ha deciso di suicidarsi, ma un angelo vestito da Ib interviene in suo aiuto. Che bell'angelo. Poi siamo ancora sulla coerenza, però poi propone un film del 1973, Jesus Christ Superstar. Vabbè, Gesù ci sta, ci sta. Però è un bel musical, no? Un musical quello, no? Un film. Eh sì, un The Film. C'era un altro motociclo, lui, che si chiamava La Mela di Apple. The Apple, mai visto. Dove è un musical che parlava di Adamo e Eva. Insomma, però in stile moderno come Jesus Christ Superstar. Poi un altro film, un altro classico del Natale, parliamo del 1954, Bianco Natale si chiama. White Christmas, no? È un film in bianco e nero, quello, se mi ricordo bene. No, è un film colorato. E via. Bing Crosby e Danny Kaye in un classico irrinunciabile, ragazzi. No, non potete rinunciarci. Non potete. Due artisti di varie età vengono scritturati per un musical natalizio a Malta dal loro vecchio comandante sull'orlo del fallimento. Proprio lui. Poi ragazzi, io non so che cazzo c'entra, scusatemi. Vai, ma questo aspettiamo. Mi propongo... Scusate, ma nulla solo di culto di Natale. Un film dell'84. Azione, Joe Dante. Ah, era bellissimo. Gremlins. Un cast del cinema fantastico, Gremlins. Ragazzi, non solo perché Gremlins è... Solo perché forse è ambientato a Natale, forse, per quello, ma... Però è uscito a Natale pure. Ma pure il film ambientava a Natale durante l'ultimo 24-25. Io non so chi ha mai visto un film, anche di Michael Keaton, dove faceva la storia della McDonald's, parlando di McDonald's. Sì, The Founder, 2018. Non è brutto quel film, è fatto bene. Vabbè, un film biografico, sì, narra... Poi vado con una... questi ancora siamo quindi dei film, dei cult, dei classici, tra cui, velocemente, Mamma ho perso l'aereo, Jack Frost, che ha detto Duncan prima. Non mi sentite più? Sì, okay. Siamo in attesa, Harry. Canto di Natale di Topolino. Bello. È così, cosa vi devo dire? un ratto che canta. Bellissimo. La neve nel cuore, Duncan, c'è anche questo film. Questa è quella di Lapo, no, è di Lapo del 2004. No, è Sarah Jessica Parker, Diane Keaton e Claire Danes in una travolgente commedia. A Natale, una rigida manager in carriera, Katz, fa la conoscenza dell'esuberante famiglia del futuro marito. E infine chiudiamo con una commedia del 2000, The Family Man con Nicolas Cage. Quello l'ho visto, quello è un bel film. Bravo, ma Canfabio che dice Gremlins 2 è più figo, bravo, grande. È un film da far piangere, quello Family Man. Solo io e te la pensiamo così. Grande, grande. Allora, Family qui Man. Ci sono poi dei film codici di Natale. Codici di Natale. Sì, purtroppo italiani. Allora, già sappiamo. Vacanze di Natale. Sono delle cose veramente agghiaccianti. Aberranti, però, direi. No, sono agghiaccianti. Che vacanze di Natale, di certo, no? Sì, anche altri.
Mamma mia, no, non li posso vedere. Non lo dire. Non lo voglio dire, ragazzi, questi film che sono in evidenza. Si chiamano... Ha detto. Aspetta, no, non lo dico. Aspetta, Christmas Collection, andiamo. Cinepanettone. Nelle... Risate di Natale. Abbiamo... non lo so, ragazzi. Ma sei risate di Natale, che è? Quel montaggio che ha fatto Ruffini qualche anno fa? No. Però adesso sto per dirvi questi titoli. Saltando Natale 8-bit, che me lo voglio vedere, non spoilerò niente. Quello figo. Vai con i titoli dei film che fanno ridere Natale. Dai. Vai. Amore, 14. Natale e Baccalà. Cazzo è sta cosa? Baccagà. Non lo so. Però. Mai visto. Poi... e penso che non lo vedrai mai. Poi, vabbè, è un film del 2019, quelle cose che... Poi, altro titolo bellissimo, La festa prima delle feste. Porco, dovrebbe dare stavi, ha fatto sta titolo. Poi... Perché? Poi, Bad Moms 2. Questo sembra più un film porno, però. Sì. Poi questa è una domanda per Dank, ma no, è un film. Cosa fai a Capodanno? Boh. A Natale mi sposo. Dai, cazzo. A Capodanno mi divorzio. Esatto. Poi vabbè, una famiglia perfetta. Per Capodanno. Mi sono perso il Natale. Questo la sapete. Mi sono perso il Natale. No. Ma è italiano, Irish? No, americano, 2006. Imprevedibili gag in una commedia natalizia di Paul Feig. Come si chiamava quel film di Natale con Aldo Giacomo e l'altro lì? Guarda, Danca, ma io non lo so, ma tu mi leggi nel pensiero, perché sta tra quattro film. Prima c'è dei babbi Natale. Sì, prima c'è Un Natale coi fiocchi di Jerry Calà. No, del 2012 con Alessandro Gasman e Silvio Orlando. Mamma mia, qualità. Poi c'è Un Natale per due con Enrico Brignano e Alessandro Gasman. Mamma mia. Siete... Ma non è finita. Indovinate chi viene a Natale. Un film di Fausto Brizzi, presente quello che avevano buttato Fausto Brizzi è il male del cinema italiano. Con Diego Abbatantuono e Claudio Bisio. Mamma mia. Che poi Brizzi. C'è quello che hai detto Duncan. La banda dei Babbi Natale. Così. Poi c'è Un Natale al Sud con, adesso vi dico gli attori e direte cazzo un filmone. Vai. Massimo Boldi, già Oscar. Biagio Izzo, Pallone d'Oro, e Anna Tatangelo. Tatangelo, ragazzi, ne so, lo vediamo da Nobel per la fisica. Ma non è il peggiore che arriva adesso. No, me ne vado, non lo dire. No, non lo dire, Harry, no. Non mi dica inizia con la R, eh? No, è Natale da Chef. Porco, questo è un film, ragazzi, di Neri Parenti, e ho detto tutto, con attori Massimo Boldi, Biagio Izzo e Enzo Salvi. Porco. Porco, mamma. Questo è più difficile dell'arcade. E finisce qui la rassegna di film. Intanto che mi è comparsa la televisione classica, che tolgo subito. Questo è più difficile dell'arcade. Naturalmente ho fatto questa cosa con voi, perché io l'ho fatta e non ho visto nessuno di questi film, tranne Natale 8-bit, che lo voglio vedere. Hai visto anche Natale da Chef? No, non l'ho visto. Bello, Eric, quello devi recuperare, però. Ah, veramente, Natale da Chef? Film così brutto, tu dici no, non può essere. Non può peggiorare. Io non so. Può peggiorare, dai, non può. No. Il peggior panettone, cinepanettone, che sia stato mai creato nella storia del cinema italiano. Vediamo. È... Natale su Marte. Ma chi è? Non lo so, forse
mai visto su Natale su una bella sfida. Ma che? Ma per me si vergognano anche a pubblicarlo, non c'è più. Non no, sai, c'è Natale, Natale da chef, c'è tutto, c'è la merda, c'è il... No, no, Natale su Marte, l'omosessualità, c'è di tutto mescolato nella maniera becera più assoluta possibile. E mai come adesso, sono solo fantasmi anche. Il Ghostbusters italiano dopo 40 anni fuori contesto con De Sica, l'avete visto? No, ma soprattutto, ma poi lo fanno fisso, quello su Bud Spencer e Terence Hill. Ah, probabile, tanto ormai non si vergognano di niente, quindi. Vi ricordate il film anni 90? No, io mi ricordo il ritorno del Monnezza. Non ve lo ricordate anni 90? Mamma mia, che guarda lì. Era una parodia sulle pubblicità e il film. Ah, sì. Però vedi, i film è così, perché loro alla fine non sono attori, De Sica, Boldi, sono caratteristi, sono fantasisti. Se fai tutti dei sketch, hanno più senso, come anni 90, quello là, Tancaldi. Erano tutti piccoli sketch, qualcuno faceva ridere, qualcuno no, ma c'aveva un senso. Sì. Ma se tu Ezio Greggio gli fa l'attore a Mastri Oriani, non te puoi leggere un film se poi la sceneggiatura la fa Fausto Brizzi, porca puttana. Cioè, dovrebbe farlo dirigere a Kubrick e scrivere da Hitchcock per fare recitare Ezio Greggio. A Hitchcock. Anche. Per esempio, ho fatto Il silenzio dei prosciutti, che è una merda. Mamma mia, con Mel Brooks. Ah, mamma mia. Il silenzio dei prosciutti, ragazzi. Poi c'è l'altro film lì, che prendono in giro altri tanti film, quelli di Harry Box Potter. Office 3D, ragazzi, sempre con lui è una cosa assurda, porco due. Quello che prendevano in giro Harry Potter. Box Office 3D, è stato presentato a Cannes quel film, porco due. Beh, è stato presentato dopo le canne. Lo facciamo io, Harry, Duncan e Miss Andrea, lo facciamo meglio quel film. No, ma io direi di rimandare il doppiaggio di Sanpei. Possiamo andare al Festival di Cannes tranquillamente. Poi cominciamo 5 Oscar se facciamo il doppiaggio di sicuramente ci danno sicuramente Duncan ti danno la palma. Al cinema di Cannes con il doppiaggio di Sanpei. Giorgia Palmas le danno una casa. Esatto, sì, sì. Col doppiaggio di Sanpei. Nessuno di voi ragazzi in chat, mamma mia, vabbè, Maio. Ma purtroppo non l'abbiamo registrato, ma esiste un cartone animato di Sanpei completamente ridoppiato in live una sera, e i doppiatori erano Tremo, Marco Vana, Marco Turrican. Pensate, c'era uno che doppiava il pesce, incredibile. Esatto, Marco Turrican, vi dico solo questo, Marco Turrican doppiava il pesce. Vi dico solo questo. Il pesce. È stata un'esperienza mia. Ma arriviamo, cosa c'è al cinema invece questa settimana? Cosa esce? Vai, vai. Dici. Io ando ancora a vedere Diabolica. Adesso c'è House of Gucci, sempre di Ridley Scott, andare a vedere Harry. E sarebbe dici la storia di Patrizia Reggiani. La mandante che ha ucciso il rampollo dei famiglia Gucci. Ok. Poi c'è Spider-Man che manco se mi regalano il biglietto. Perché? E poi niente. Ma perché? Sono troppo cazzo, sti uomini in calza maglia, Rancaldi. Basta, porco duro. Ho Spider-Man all'anno. Io la devo vedere su Spider-Man. Quello infatti, sì. Sti uomini. Già la meglio. Ho detto un film all'anno di Spider-Man, porco disse. Ma adesso come hanno insieme detto che questo film ha... L'uomo bagno. Ha fatto, come dire, perché veramente hanno... Ci hanno rotto le palle, ad esempio, con uno Spider-Man nuovo. Ma questo... Sì, altro. Grazie a questo hanno preso tutti gli Spider-Man, hanno messo dentro uno, hanno detto. No, però andiamo a smettere, che dici? Che diventasse un film di fantascienza nuovo. Basta, questa roba, finiamo. Poi diciamo... È possibile che... Inizia anche stagione 4 di Cobra Kai pure, fra un po'. Vero. Matrix 4, grande Christian. Bella Goldberg. Sono finite le idee, dice. Non è vero, Gob. Purtroppo i grandi registi non mi fanno girare, quindi... E Carpenter è ancora vivo, Cronenberg è ancora vivo. Poi c'è il film nuovo di Spielberg. Esce Matrix, ragazzi, grande, ci cioè andiamo a stappare. Esce anche il videogioco. Esce West Side Story di Spielberg, che è una rivisitazione di Bonnie e Clyde. C'ho un po' di paura a vederlo, però. Ma una storia originale. Una storia originale, che non sia trita ritrita. Sette donne e un mistero di Alessandro Gemonesi, no. Belli ciao esce però, Harry. Belli ciao, bello, di chi è? Io e Amedeo.
cazzo, ragazzi, ma Sì, yeah. Esce me contro 3-2, ragazzi, che ho visto 20 minuti del primo e ho avuto pensieri suicidi da dire, non so perché. Me contro 3, il film. Ma chi è? Non l'ho mai visto, ma di che? Ma chi è? Dai, vattela a vedere. Ora esce subito il 2. Fantastico. Supereroi di Paolo Genovese. Andiamo avanti. Mamma mia. Quando è che rifacciamo un'altra serata a Cineforum? A breve, mi sto organizzando, infatti. Ma mi manca, Andrea. Stavo pensando di fare tutti i mercoledì, tipo adesso, vedere i film che escono al cinema, vedere qualcosa di buono, parlare un po'. Un commentino, leggera. Sì, sì. Tipo Lupin di colore su Netflix, esatto, Gob, sì. Bella, però. Cristian, dove vedere West Side Story di Steven Spielberg? Ma West Side Story non era un film degli anni 50, se mi ricordo bene. Chi erano caldi? Madonna mia. Cosa? Che palle. West Side, quello che hai detto tu. Degli anni 60, sì. Questo è un remake, West Side Story. West Side Story. Sì, West Side Story, ragazzi, è... Non c'è profonda che questo sia... Film meraviglioso. Jig Robot è bello, lo chiamavano Jig Robot. Sì, bello. Fatto con pochi soldi. Che da noi uscì come Bonnie e Clyde. Invece nell'originale era West Side Stories. Ma c'era anche il film di Fantozzi. Quello con. Di Paolo Villaggio con. Il gentile signora. Com'era? Non mi ricordo. No, c'era uno che lui faceva. Dottor Jack, le gentili signore. Ah, sì, ragazzi, si chiama, aspetta. Quello è figo. Beh, è bellissimo quello dove fa Robinson Crusoe lì. Penso che sia uno... Mister Robinson. Ma non si vede mai in televisione. Signor Robinson, mostruosa storia d'amore. Non si vede mai in televisione, incredibile. Però ragazzi, è un film... Sergio Corbucci quello regista, ragazzi. Non si vede mai, non si vede mai. Come non si vedono mai in televisione, e non ho capito perché, pochissime volte girato i film di Thomas Milian. Cioè, per questa sorta di... messi su Netflix, però. Sì, però, cioè, mi fai vedere, senza offesa, non si deve offendere nessuno quando dico queste cose. Fai vedere i cineparettori, dove sono tutte scorregge, perracche, parolacce, volgarità, proprio allo stato brado, senza così buttate lì così. E non mi fai vedere i film di Thomas Miller perché dice qualche volta mortacci qui, mortacci là. Io non la capisco. La incoerenza. È l'ipocrisia. Sì, di perché... pensarli. Non capisco poi un po'. Ma perché tu. Cioè un film horror. Ma anche giustamente me lo censuri ai minori dei 14 anni, 13 anni, no? Alle 21. Vai, anche Aldi. E vai, poi vai. Harry al telegiornale parlano d'omicidi nei minimi dettagli. Sì, no, ma c'è. Ha ucciso la donna strangolandola, squartandola. Delle trasmissioni che parlano. Cioè, io mi ricordo Bruno Vespa con la storia di Cogne che c'aveva. Capito, col modellino lì. Il modellino. Guarda, Lucio Pulci. La notte milanese di Pulci diceva che. Lui faceva i film horror, ha fatto anche film horror, no? E la censura ha sempre rotto le palle. E poi c'è questo discorso, dice, poi i telegiornali mentre si cena con la famiglia ti parlano della signora che viene uccisa con le coltellate, quartata, e poi a me rompono le palle se magari faccio un film che è palesemente finto e me lo censuri. L'ipocrisia. E come me poi Napoli ha vinto col Milan. Veramente? Ha vinto a Milano 1 a Zitti. Ma veramente? Ha segnato Elmas al quinto. Io ho perso anche questa partita a Fantacalcio, ragazzi. Cazzo, 14 15 15 partite, 0 vittorie. 0 vittorie. Ciao Tommy, sarò a te. Che merda. Se no io fanno scream. Grande Chris. Che è stato come una merda. Incredibile. Mi autolicenzio adesso, guarda. Ah, così l'Inter è già campione d'inverno, allora mi sa. Sì. Campione di Italia, sì. Non dico niente, non faccio commenti sul calcio, perché sennò dico che è cazzo. Cazzo. Vai avanti, parliamo d'altro. Vediamo che sta gioco, ma sta gioco. Quasi tutti di Thomas Miller, delitto al ristorante cinese, squadra antifurto. Guarda, io delitto al ristorante cinese, sì. È uno
è forse quello più, però ne sto rivalutando tantissimo anche Delitto in Formula 1, anche Delitto sull'autostrada. Non è un emulatore, è un sistema operativo che si chiama Xbox e l'ho installato dentro un altro PC. Con cosa li fa gli gnocchi? PC, ecco che l'ha già fa con le mani. Alla meglio de noi, dice. Allora meglio de noi. Questo è un picchiaduro. Fabio picchiaduro, sì. Ma quella sembra quella di Mortal Kombat, vedi? A vedere. Fa comba. Io vedo dopo. Melina, anche altri, quello che stavamo a vedere l'altra sera. È una copia. Proprio lei. Eh sì. È un misto tra Melina e Vega. Che schifo. Bocconotti Cinzi, esatto. Bocconotti Cinzi, esatto. È così. Bocconotti Cinzi. Ti stavo dicendo, Eri, prima, non so che mi sono interrotto, che ho rivisto purtroppo, così, proprio per farmi del male. E il figlio di ritorno del Mondezza su YouTube che c'è. Oh, mamma mia. Sì, l'ho visto al cinema, pensate quanto sono autolesionista. Solo l'inizio, che c'è questa freschezza proprio di razzismo verso i cinesi, no? Proprio che la senti, quella fragranza così. Che lui va nel negozio cinese, prima li prende per culo perché si mangiano i bagarozzi, ma dove mangiare i bagarozzi, eh? E poi c'è lo sfruttamento del lavoro minorile, no? Lui va là e sì, dice... Posso dire che... Beh, togliendo niente all'attore, a Mendola, che è un grande attore, però ha una cagata. No. Però, guarda, fa il romano più brutto che abbia mai visto fatto al cinema. Cioè, neanche Boldi, quando fa finta di essere tifoso romano, fa un romano così brutto come lo fa Mendola in quel film. Ma perché? A parte che uno dei figli c'ha due figli, bombo, l'uno è Enzo Salvi, vabbè, lasciamo perdere. E l'altro figlio è quello, quell'attore pseudo-comico, diciamo, che lo imitava pure su Italia 1, no? E quando fa quella piccola comparsata è un cringe assurdo, perché fa le stesse battute di Delitto al Blue Gay di Bombolo e non c'hanno senso, cioè, perché gli fa fare quella cosa? Fa le stesse battute del Bombolo, dovrebbe essere il figlio, perché... quindi a me è spettatore che mi fa vedere che lui è un bravo sosia. Che c'entra nel film? Allora, non dovevano fare, secondo me, quando vuoi fare una cosa di questo tipo, ok, una operazione nostalgia, non devi fare dei film, devi fare dei documentari come faceva Stracult qualche tempo fa, dove tu fai rivedere interviste, fai rivedere pezzi di film. Non devi provare a fare un film e viene fuori una schifezza di questo tipo, perché gli attori non ci sono più, i doppiatori non ci sono più, ma quelli che non ci sono più sono gli sceneggiatori, quindi viene una merda totale. Non c'è niente, non c'è storia, non c'è battuta, non c'è niente. In Italia non li fanno lavorare, cioè non gli interessa, fanno lavorare, ecco, stanno facendo Brizzi, anche Ruffini. Stanno facendo anche il film di del figlio di Bud Spencer e Terence Hill, no, di Trinità, per carità. Vediamo c'è un attore è un attore italiano. Allora, se devi fare, diciamo, il ruolo di Thomas Milian, no? Ok, cioè, tu devi prendere comunque un attore che in qualche modo gli somiglia, almeno fisicamente, almeno nelle gesta, così. C'è un attore di Un posto al sole che gli assomiglia nel modo, capito, fisicamente. C'è Marco Vanna, avrei capito pure. Prendere uno che gli assomigliava e fargli fare quel ruolo, magari non riusciva. Cazzo, ma prendi Amendola che proprio è esattamente l'opposto di quello che era. Sì, però Harry, penso che condividi con me che il film di Thomas Milian oggi è proprio fuori contesto. È proprio fuori contesto. Come fai a farlo? Ho detto, cioè, non c'è più quella Italia così ormai oggi, capito? Cioè, ho detto che potevano usare il Marco Fan. E come no? Sicuro. Beh, ad esempio, il problema è il distaccamento che c'è dalla realtà, no? Mentre una volta chi faceva dei film, Verdone soprattutto era un maestro in questo, ma anche Sordi, no? Andavano nella quotidianità, prendevano i personaggi che giravano nella vita quotidiana e poi li riportavano nel film, no? All'ennesima potenza. Ma una volta lo disse Alberto Sordi, disse: ma
cioè cosa porti che già l'ennesima potenza c'è intorno a noi, per cui non c'è più niente da estremizzare, è già tutto estremo qui nella realtà, per cui film non riesci più, lo sai che c'è fuori niente di bene, niente di, niente di però divertente. Dipende sempre da regista, da sceneggiatore, perché adesso mo vanno i supereroi, no? E Mainetti l'ha fatto Gig Robot. E comunque è un film intelligente, perché prendi i supereroi, prendi il romanzo criminale, Suburra e Gomorra, fai un miscuglio di tutto, lo ambienti nell'Italia di oggi, e quindi te gusti un film che soprattutto i giorni d'oggi è molto più facile da fruire. Ma lo sai che lui aveva già fatto, prima di fare quello di Gig Robot, aveva già fatto qualcosa di simile con Lupin su YouTube? Sì, lui così è stato fatto il film, perché presenti i corti. Questo caso ho fatto un corto su quello su Lupin, che... ma pure i film è così, i poliziotteschi italiani, chiamiamoli così, no? Su 500 che l'hanno fatti, belli saranno 15, e qui 15 sono dei registi in grado di fare quei film. Si chiama Maurizio Merli, vero? Uno degli attori più, uno dei più principali. Tanti film sono brutti, però era il film dell'epoca. La banda del Gop è bellissimo con Thomas Miller. C'è un telefilm che è stato fatto, non so se sono sempre loro, e un commissario un po' strano su Rai 2, adesso non mi viene in mente il commissario nome. Rex no Harry? non diventerai mai il commissario, no, era il commissario con la M, non mi viene in mente. L'ho visto le prime puntate, mi è piaciuto, era un po' strano, non sempre il solito. Ma con Giallini? No, non è con Giallini, è quello strano. Il commissario, no, c'è cioè quell'attore alto. Sento un freddo della Madonna, specialmente al piedi. Obbi di Giancaldi. Sì, guarda. Salta solo. Mai giocato questo gioco del familiano su 64? No. Puntale nel culo sul. No. Quanto tempo fa, Wish? Coliandro. Coliandro. Beh, quello però è sceneggiato da coso, da quello che è morto adesso. E chi era lo sceneggiatore da cui è tratto quei racconti? Quello è molto carino. O te lo dico. Manetti Brass. Sono scritto male. Porco due, non sto a fare uno sciottino, Giancaldi. Un minuto. Fatta come Giancaldi. Allora, Coliandro. Un minuto per te. Nets. Un minuto per te. Vuole giocare con. Ideatore Carlo Lucarelli. Campo. Coriandolo. Ok, c'è Amendola. Quando io ho visto, che ne so, Ultra Mary per sempre, ma anche Pasolini in Delitto Italiano, lui là che fa il giovane infiltrato delinquente, a me mi piaceva come recitava. Poi certo, però lui fa il fiore fa... Thomas Millian, no. Lui non è non è simpatico, ok? Lui è una persona che non è comico, non ha i tempi comici, ecco, non è comico, che non è simpatico, non ha i tempi comici, non li puoi far fare un personaggio che ha i tempi comici. Tu devi fare, diciamo, tipo... un cazzo. Ecco, sei serio. Sì, capito, tipo quello del Borgata, così, il ladro. Ma ah, guarda, in Pasolini, Delitto Italiano, di Marco Tullio Giordana, lui fa il poliziotto infiltrato, no, nei gruppi neofascisti, e lo fa molto bene, perché comunque potrebbe essere... un po' come Ibra, nei vari canali. Esatto, fa l'infiltrato come Ibra, quindi... Car-
Senza offesa, grande Ib. Tanto è live, Ib, quindi possiamo dire. Facciamo la scelta a Mayr. No, ma si sta guardando. No, sì, sì, ecco, è live. Ma è multitasking lui. Faccio, ciao, Ib, certo. Ma per caso no, sei un infiltrato? No, sta giocando a me la cosa, a me la slug, no. Niente, va concentrato. Ma chi lo sta giocando? Ib, Ib. Metalib. Metalib. Peter Griffin, Mr. Andrea. Secondo me ce l'ha tatuato anche Metal Slug. Ma il gioco pollo 18. Ma gioca. No, è il gioco del 18 pollo. È ultra, ultra, è molto bello. In cui c'è anche un'apparizione di Ferrero, Harry. Harry? Ma però gli ultimi film belli quanti sono stati? Un po' di tempo fa. Harry? Lo sai che in Ultra c'è un'apparizione di Ferrero, sì. Ma veramente? L'hanno arrestato. Ma tu sei del telefonino, Harry, no? Sì. Eccolo, Gobby, te lo lascio da solo, ma te lo rilascio. Ti vedo in televisione, Dac. Eccolo. C'ho la live in televisione. No, parliamo di cinema insieme a Duncan Aldi, Harry, Andrea, Seguiva e tutti gli altri. Lui fa... vediamo che quanto siete esperti su di me personale. Vai. Qual è il mio film preferito di Jerry Calà? Vediamo. Giovanona coscia lunga. No. No, vado a vivere da solo. Vedi, eri informato. Film preferito mio... Formato. Degli anni 80. Che cazzo, Danca. Così generico, cribio. Midnight Express. No, dai. Allora, Ritorno al futuro. No, ritorno bello, allora, no, uno dei miei preferiti, però non è Karate quello... Kid, Karate Ib. Chi è Karate Kid? Sì. Karate Kid. Karate Ib. Grande. Allora, vediamo se siete informati. Il porno preferito di Duncan. No, quello si sa. Cicciolino al cavallo. No, Moana e Cicciolina al mondiale. Esatto. Quello c'è anche l'Evergreen. Anche Evergreen al mondiale, sì. Un Evergreen, un Everib. Come fa a partire sto gioco? Che vuole giocare con gli amici. Vacanze di Natale, no. Sai, mi stava un dubbio. Quel film di Amendola, Ricky Memphis, la Bellucci, chi l'ha diretto? Ah, vai a vedere su Google. Secolo. No, sì, quello della rapina là, Andrea. La rapina del... non è quello, si chiama la rapina del secolo. Colpo Gobbo a Milano si chiama. Colpo Gobbo... Sottotitolo è la rapina del secolo. La pina del secolo, sottotitolo, sì. Manco lo trovo, di che anno è? 90? I mitici, porco Vanzina. I mitici, Colpo Gobbo a Milano. Ma come si chiamano quei gemelli registi che non mi vengono in mente? Che hanno fatto un film adesso, che sta facendo la pubblicità. Li visti su Sky? Italiani? Sono italiani, sono gemelli. I Mighty Bros? No, quelli sono fratelli. Questi sono proprio gemelli. Gemelli? Barbuti, non si capisce come cazzo parlano. Quando parlano. Li ho visti su Sky quando c'è stato... la presentazione di X Factor, non capivo perché erano lì come guest. Gemelli registi italiani. Ma vi piacciono il film dei soliti idioti? No. A me mi fanno ridere, anche la serie su MTV era bellissima. Facevano... ma si chiamano? Come... Sono i registi di Damiano e Fabio. Fabio. Vado con Palladro. No, quel Fabio. No, ci sono i registi che hanno fatto Mine. Mo te dico come si chiama. Quello è un bel film. Del 2016. Guarda, magari se non l'hai mai visto. Che sono questo... Fabio Guaglione e Fabio Resinaro. Cazzo, ma sono dell'88. Questi c'hanno le tatuaggi. Chi Fabio B e chi? Sì, sì, retro. Tra poco partiamo. Ha detto Mine Fabio Coglioni e sono visto. Detto Fabio Guaglione. Guaglione. No. Dai, ragazzi. Su Capatonda vi consiglio a tutti la serie I Generi. Che andate a vederla, che è la serie
più bella fatta da Macio Capatonda. Bellissimo. Però mi piaceva anche quello su quello che diventava il santo lì, come si chiamava quello? Padre Marondo. Padre Marondo. C'è un filmato, madonna, che lui cammina per la strada, mi casca il saio e diventa Padre Maronno. Fantastico, madonna, ragazzi. Grande Padre Maronno. Padre Maronno. Ma c'è anche il film dei gatti, i gatti di Vicolo Porco. Certo. I gatti di Vicolo di Miracoli. Non l'ho mai visto, arrivano i gatti. Arrivano i gatti. No, bellissimo. I fighissimi. Te devi andare a vedere le trasmissioni che facevano sulla Rai, c'erano delle cose, erano veramente assurdi tutte e quattro. Quattro veramente di cille proprio. Ma lo stato brado, ma era simpaticissimo. Mi ricordo, ne rimasero solo tre, no? Nini Salerno e il grande Umbertone e l'altro lì che non mi ricordo lì. Il marito da Parietti, l'ex marito da Parietti. Pony Express, sì. Quello di Jerry Calà. Sì. Pony Express, Sergio Pini, che si chiama. Facevano una trasmissione su tipo su Rete 4, Canale 5, facevano degli sketch in questa trasmissione. E mi ricordo una puntata, c'era Umberto Smaila che stava suonando, a un certo punto Nini Salerno prende una rivista, la rotola e gli dà un colpo in testa. Così. E Umberto Smaila gli fa: ma cosa stai facendo? Apre la rivista, era Grazia la rivista, no? Sì. Ti ho dato il colpo di Grazia. Oh. E questa era la fine che avevano fatto. Senza Jerry Calà. Che tristezza, ragazzi. Jerry Calà, grande. Ha Jerry fatto Calà. Un po' di tempo lui a fare dei film. No, ho fatto un po' di tempo negli anni 80 a fare un film uno dopo l'altro, no? Poi dopo l'altro, okay, sì. 5 dopo e 4 rimane un dopo bellissimo Dalton. Timothy Dalton. Il film più brutto mai visto fatto da Jerry Calà è quello di Jurassic Park, lì con Jurassic Park. Appena detto. È il film più brutto italiano che sia mai stato prodotto. No, non esageriamo. Sì, sì. C'è anche Alex Lariete che no, tanta roba. No, Alex Lariete almeno c'ha una certa coerenza. La Chicken Park. Chicken Park che legge il copione perché non si ricordava le battute, fa finta di leggere un'altra cosa. Mamma mia. Alex Lariete, allora stavano insieme. Mi ricordo questa cosa che raccontavano la storia di, no, di Eros Ramazzotti e Smilati colpo grosso, sì, quello mi si chiama, ragazzi, aiutatemi, dai. Michel Hunziker, no? Stavano insieme, allora Michel Hunziker faceva la figlia, poi voleva ritornare a fare la soubrette, no? A tutti i costi, quindi accettava tutto quello che gli proponevano. E gli proposero in televisione la trasmissione Tacchi a Spillo. L'avete presente qual è? Tacchi a Spillo. Io mi ricordo che Spruzzo. No, era una trasmissione dove c'erano degli uomini che mettevano i tacchi a spillo. Ciao Alessandro. Alessandro. E c'era Eros Ramazzotti che gli diceva: guarda, non la fare quella trasmissione. Ma perché? Grandissimo flop. Poi gli proposero Alex Lariete. Vabbè. E Eros Ramazzotti gli disse: non andare a fare quel film. Voglio fare quel film. Una merda assoluta. Poi ha lasciato Eros Ramazzotti perché non ne poteva più di suoi consigli. Perché gli dava solo consigli sbagliati. A l'ha mollato per quello. E lei ha avuto una grandissima fortuna. Lei come l'incontrata, come la Belen, un gran culo avuto, sì. Andare a fare Zelig e lui si è salvato, sì. Ripartita la carriera alla grande. Beh, ha fatto anche quella bella serie, Eri ha fatto anche la bella serie di Bug Love, come si chiamava quella? Vabbè, ma quella era Bug la ragazza del baseball. Anche l'incontrata, se non andava a fare quella trasmissione. Perché l'ha incontrata? Allora sai a me che mi faceva ridere sulla TV? Vai. Come cacchio si chiama quello che ha fatto le Iene pure? Ha fatto Bisio. No, ha fatto
Non è Ibb, non è Ibb. Ha fatto quel, no, quel programma che faceva, avevo quella ragazza sotto il tavolo lì. Ah, Mucari. Lui, a lui fa sempre dei programmi belli, i suoi programmi mi piacciono. Mi piace più lui come presenta perché fa ridere. Ti piace più lui che la Hunziker, te Danca? Esatto. No, la Hunziker è incredibile. Danca c'ha il posto in camera di Roberta col culo del Teo Mamucari. Non posso dire che mia moglie è due metri, un metro lontana da me. Non diciamo. Posso dire culo, figa. No, bravissimo, l'hai appena detto. Esatto, ma... Danca, così non ti ha capito. Non dire S. Ma l'ho detto in modo seriamente, né così dice, è stato un bel modo certo. Di serio. Si fa cioè, non c'avevi la bava alla bocca. Esatto. Quanto ci mette la carriera di presentatrici e hanno il culo di capitare in trasmissioni comiche e quindi cominciano a essere accettate dalla gente come simpatiche. Cosa che la Hunziker non è, cosa che la Vanessa Incontrada non è, no. Dai, azzeri che la simpatica però. Sì, sì, anche sulla Bugs era simpatica, dunque, dai. Anche la merda sarebbe simpatica. La stessa cosa era... Però rideva sempre, non è che dici faceva l'idiota pure lei alla fine, ci stava bene. Comunque cosa succede ride. No, però diciamo la verità... E ha imparato a dire ma dai diciamo dai! Così il personaggio femminile di Zenig non era lei, era più l'altra, come si chiamava? Lazio Grech. No, l'altra come si chiamava, quella con i capelli corti? Come si chiamava? Poi è brutta. Sì, anche Aldi. Come si chiama? Adesso è un po' cicciottella, so. Adesso come cazzo si... Vanessa Incontrada, lei è, diciamo, no. Era molto meglio lei della Hunziker su sicuramente. Un'altra miracolata dalle trasmissioni comiche è l'avventura. Entra a mai dire gol e diventa simpaticissima. L'avventura è sul cazzo, però. Non che sia antipatica, però è perché entri in una trasmissione, la gente ti prende. Ma io mi ricordo Claudio Lippi. A chi è che era simpatico Claudio Lippi prima che andasse a fare. E poi ha fatto anche le Iene? È stato uno dei primi. Aveva allenato la Juve. Porca, ciao Manan. Vabbè, in quel contesto penso pure che Bruno Vespa sarebbe simpatico. Chi Ibb? Anche Ibb. Te lo fanno diventare simpatico. Come quei personaggi che tipo Fiorello che fa la parodia di tutta una serie di personaggi. Mi sta un po' sul cazzo, Fiorello. Perché lui fa la parodia, ma non perché sono simpatici. Esatto. È vero che c'è un politico, diciamolo, che non è simpatico assolutamente. Però è diventato simpatico. Anche il fratello. Mi sta un po' sul. Esatto. Rosario, come si chiamava? Rosario. Ha fatto quel film di Modugno lì, che faceva la parte di Modugno. Ha fatto anche il film con Verdone. C'era un cinese. Piace, lo vedo un comico sforzato, capito? Ma no, loro non è un comico, dai. No, prova a fare il comico, però. È tipo Paolo Bonolis, è un fantasista. È tipo Paolo Brosio. Tipo Bonolis, Fiorello fa ridere. Sì. Però devi lasciarlo raccontare le cose. Però se a Fiorello gli fai fare un film di un'ora e mezza, te spacca i maroni, Henry. Però film volta che è stata stasera pago io, che è stata con Stallone che gli dice fammi fare, dai facciamo Rambo, no facciamo Rocky, facciamo Rambo, no Rambo è no. Gli ho detto così in diretta televisiva, non lo posso dire più di io su Twitch, ma è stata una roba eccezionale, eh? Stallone che dice quelle robe lì. Fantastico. Brignano, guarda, se c'è una cosa che detesto, caro Alessandro, è Brignano. Primo perché da Lazio come te. Secondo perché non mi fa ride, ma neanche porco due se mi facesse sollevo. Esatto. Ma Brignano davvero, a parte scherzi, proprio non lo reggo. Sì, sì. Sono d'accordo. A me piace tantissimo Fiorello. Secondo me il problema di Fiorello è che è un po' invecchiato, quindi non ha più quella cosa. Però io l'ho visto
nell'intervista che ha fatto la Carrà qualche anno fa, un paio di anni fa, quando era, cioè, quando è visto può fare se stesso e non è costretto, è ancora veramente dirompente. La roba, a me non mi piace tanto, dico la verità. Quello, c'era il programma sulla radio con coso, no? Con, come si chiama quell'altro, la spalla sua che giocava a calcio, Baldini. Baldini, esatto, Baldini. Ancora, cioè, che quest'anno non fa Sanremo, ricordo... che quest'anno non fanno, non fa Sanremo, che Fiorello, No, non fanno proprio Sanremo quest'anno. Ah, non lo fanno, perché? Aspetta. Speriamo. Perché fanno il festival lo fanno. Devono fare perché partecipano. Chi vince va in Eurovision, poi, no? Posso raccontare? La simpatica spalla di Fiorello, Baldini, ad un certo punto Fiorello non l'ha potuto più chiamare perché i creditori di Baldini cominciavano a telefonare a rompere i coglioni di Fiorello, perché Baldini ha giocato anche le mutande col gioco d'azzardo, Duncan, no? Allora, si è venduto praticamente. Ma io volevo sapere una cosa da Duncan. Ma Duncan, ma quest'anno all'Eurovige ci sono i Pet Shop Boys? No, non ci sono. A parte gli scherzi, film preferiti. No, film, programmi preferiti di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Paolo Brosio. No, leggo manco luce, credo. Beh, ma dai, hanno fatto è una copia di attori anni 80 e 70, non c'ha niente di suo, non c'ha, porco. Il primo Ciao Darwin. Il primo Ciao Darwin è stato qualcosa di dirompente. Oh, Ciao Darwin sono belli, dai, sì, sono belli. Adesso è un soft porn quello adesso, porco. Sì, vabbè, ha unito Ib. Colpo grosso e tutta una serie di cose. Ecco, il professor Ib, la giusta sintesi di Ciao Darwin. È stato un periodo che era eccezionale. Sì, per noi che è venuto da Bim Bum Bam, cioè, finché non si è cominciato a sentire Dio e si è allargato un pochino troppo, è stato veramente un presentatore di rotta. Oggettivamente è un mattatore assurdo in televisione, sì. Sì, c'ha un ritmo incredibile. Beh, Jerry... ha esagerato, però è veramente, qualcosa di eccezionale. Poi, se vogliamo parlare di quelli che sono adesso attualmente in televisione nel mainstream, cioè, professionali c'è solo Carlo Conti, secondo me. Insomma, dai. Come presentatore classico. Come presentatore classico. È meglio classico. Jerry Scotti, credo. No. Jerry Scotti va bene per i quiz televisivi, non va bene per le prime serate. Meglio il primo Verdone o quello attuale? Beh, naturalmente no. È migliorato. Paolo Conti sembra però, Ale, no, non mi piace come presentatore. Alle spalle dietro la macchina c'era Sergio Leone. A me non mi dispiace, no? Sulla Rai come presentatore a me mi piaceva molto Frizzi, anche se adesso non c'è più. Non c'è più Frizzi, adesso c'è rimasto Carlo Conti. Amadeus. Preferisco Amadeus che Carlo Conti. Amadeus. Insomma. Non si fa a cominciare. Guardate, sta la suocera che rompe i coglioni. No. Andiamo. No, perdone, ragazzi. Era devastante. Oh. Bianco, rosso, Verdone, troppo forte. Mamma mia. Ma pure i film che ha fatto lui, tipo, che ne so, Compagni di scuola, è molto molto figo. Maledetto giorno che ti ho incontrato. Hai visto la serie Casa Verdone, qualcosa di simile? No, la serie no. Da guardare. Qualcosina degli ultimi Verdone mi piace. Sembra uscito molto. Sì. Poi non mi piaceva quella cagata a Cizzaroni lì sul canale 5, che brutta. Caravisione, che schifo. Con Mendola pure lì, no? Mendola. Era bruttissimo quello, stavo per dire bellissimo. De Sica è, cioè, è un caratterista. Il problema di De Sica è che gli fa fare sempre delle cose ultimamente troppo esagerate. Quando era più contenuto, quando faceva Don Buro era fantastico. Non è che glielo fanno fare, lui che lo vuole fare.
lui avrebbe la possibilità, ha fatto film pure, cioè ci ha provato più meglio. Il film di non è come il padre, però. No, manco, manco un capello. Beh, quando ha fatto Belli Freschi, con Belli Freschi che si vestiva da donna con Baffi. Non era bruttissimo. E in coppia con altri fa della allora, guarda, Belli Freschi, io me lo so visto un miliardo di volte, ce l'ho cresciuto. È un film di merda, però le battute che fanno a me fanno ride. Però oggettivamente è una copia italiana di A qualcuno piace caldo di Bill Wilder che... non è scoperto faccio... niente. Faccio il buono e il brutto e il cattivo con Pippo Franco A qualcuno piace il cazzo. Succede. Quando ha provato a fare regista ha fatto il killer, Lanzo, lui ha fatto tre film di merda, porco, cane. Poi si lamenta che non gli fanno fa film, ha fatto mille film, ha fatto, porco, disse, tutta merda. Beh, paragonato al padre, il padre era tutta una cosa. Cazzo, è stato uno dei primi italiani a vincere un Oscar, no? Ma che paragone è, appunto. È uno dei registi più importanti di tutto il mondo, no, in Italia. Beh, dei figli d'arte nessuno ha eguagliato. Beh, anche Benigni poi, no, ha portato un Oscar. Tognazzi ha fatto... No. Il figlio ha fatto l'attore, il piccolo ha fatto anche qualche film bellino, non è un malvagio attore, non è da buttare, ma non è nulla in confronto al padre. Stessa cosa Gassman, il figlio di Gassman, per carità. A Mendola uguale, già abbiamo nominato Mendola, è diciamo Asi Argento uguale. Io ricordo sempre lui e Mendola e anche l'altro che abbiamo detto, Christian De Sica in Sapore di Mare, no? Era ancora degli attori più giovani. Sì, però ha fatto una bella parte di Jerry Calà, Tosio il fratello. E hanno fatto un bel film, un cult, è rimasto un cult, no? E sei di Roma, Gob, allora? L'unico forse è Lamberto Bava, che non può essere mai paragonato ai livelli del padre dietro la macchina da presa, però comunque ha fatto Demoni 1, Demoni 2, la setta. Demon Hill anche ha fatto, sì, è vero. Tanto Dancaldi sta giocando a Wonderboy, per chi non lo sa. Ho preso un sorpresa. Un gioco nuovo. Avrebbe avuto successo senza la voce del grande Ferruccio, quella fa tanto, il doppiaggio della Mendola. Ora viva Cerchetti, grande gobbo. Cambiamo argomento, parlando del doppiaggio, questa cosa prevaricante di Pino Insegno in qualsiasi film che esce in Italia, c'è Pino Insegno che doppia. Io è veramente una cosa schivata. Mi guardo Indiana Jones e il Tempio Maledetto, c'è anche lì Pino Insegno che doppia. Io quando ho visto... come cazzo si chiama il film? Vabbè, il film con Mickey Rourke e Robert De Niro, ma non mi chiedo il titolo, che Robert De Niro fa il diavolo, e Mickey Rourke lo doppia Ferruccio Amendola. L'avvocato del diavolo. No, quello non è, con Keanu Reeves. Cos'hai detto con? Mickey Rourke e Robert De Niro. Ok. Lui fa il diavolo, insomma, ci sta Luke che lo doppia Ferruccio Amendola, no? Io quando lo vidi da ragazzino associavo quella voce sempre a Stallone e ad altri due massimi attori, e vedendo Mickey Rourke con quella voce mi fece proprio strano vedere il film. E in Italia adesso, cazzo, vedi Harrison Ford col doppiaggio nuovo, Eric c'è sta. Porca miseria, vedi il gladiatore, c'è sta. Vedi quell'altro. Pure i film comici poi. Cioè, vedi Borat e c'è sta Pino Insegno. Sì, c'è sempre lui. E poi lui è bravo, è bravissimo. Però se fai tutto tu. Cioè, vedi l'era glaciale. Però fa sempre la stessa voce, Sì, vedi l'era glaciale e c'è sta Pino Insegno. Porco due. Fanno il filo lì. Sì, vanno fino, però già si sente meno perché non è così pannolino, non forte come lui. Pannolino. Come si chiama il film? Tanto è un film di Alan Parker, quello. Grande Alan Parker che ha fatto Fuga di mezzanotte, ricordiamo. Grande Lancaldo. Adesso per me sarà sempre Pannolino. Johnny il bello, Angel Heart si chiama, ragazzi, Ascensore per l'inferno, è un film bellissimo, Andrea, guardatelo. Cazzo, Pannolino. Ma parliamo un po' di Benigni,
Roberto Benigni. Parliamo di Benigni. Parliamo di grande attore. È stato un grandissimo comico all'inizio della sua carriera, sì, quando faceva l'uno del corpo sciolto. È stato un momento, ha vinto un Oscar, no ragazzi, ha portato un Oscar. Sì, poi ha cominciato a Benigni, fare più regalato del mondo, porco due. Ha cominciato a fare poi il grande flop con Pinocchio. L'Oscar. Poi, come tutte le cose, ha cominciato un po' a montarsi la testa, gli ha dato la briglia sciolta perché aveva vinto l'Oscar e ha fatto la cagata di film. Più che altro è passato da comunista, socialista, anticlericale a baciapile che legge la Bibbia su Rai 1, quindi c'è stato un qualcosa di strano in quegli anni. È l'amore che ti cambia, sì, comunisti col portafoglio a destra sempre bene. No, però... no, ma non è essere comunisti, è la moglie l'ha cambiato. E la moglie, moglie è sempre nei suoi film. Moglia. Le mogli usa sempre la stessa moglie. Come se non bastasse, sul film di merda, ma lei cambierebbe la sua moglie con due, queste qui nuove? Io uso sempre la stessa moglie. Guarda, Johnny Stecchino, il mostro, e un altri due sono molto molto belli. Johnny Stecchino, bellissimo. Johnny Stecchino è tanto che tra l'altro copiato, l'abbiamo visto anche per... insieme, no? Tipo. Secondo me ha retto fino a tutto Benigni, quando ha fatto tutto Benigni. Sì, sì, fino là, esatto, che era 95, esatto. Lo spettacolo lì è clamoroso, fa adesso è una persona che vive di un di una considerazione legata al fatto che ha vinto l'Oscar. Da quel momento lì lui è stato considerato un artista, non più un artista in senso... più ampio, e ma quindi no, ha cominciato a fare delle cose da artista. Io lo vedo molto divertente, non quindi non quando divertente. Fa quando legge, per carità, quando legge il Dante, quando legge, che ne so, le poesie, legge la Bibbia, fa ridere quando fa lo sketch introduttivo, quei 10 minuti di fa morire da ridere. Poi avete visto quello sketch che avevo messo su Telegram? È una rottura di coglioni assoluta. Sì, sì, avete visto quello sketch che ho messo io su Telegram? Quando, Lancialdi? Quelli che fanno, tipo, uno che fa Dio e l'altro l'angelo... L'angelo no, non l'ho visto, l'angelo. Fa ridere, fa ridere, fanno delle... Ah, sì, contro Easy. Quella contro Easy, sono dei comici su Zelling. Ah, Zelling. Zelling. Oh, perché mi hanno comprato i settembrini? È lo sketch della banca, sì, quello è tratto dal film. Ragazzi, c'è i settembrini stasera. E parlando di Totò, grandissimo. Che cazzo, non sapete cosa sono i settembrini? Danca, lo sai cosa sono i settembrini? Te, mister Andrea? Biscotti. Bravo, vedi. Di che forma, bro, Andrea? Sono arrivato. Sono con confettura di fichi. Di fica. Quella è la candela profumata, quella che ha fatto Guido Pate. Quando era profumata la sua vagina. Ma vi ricordate la pazza storia del mondo? Bello. Ricordate bello quello, bello per sbattere la faccia sullo spiazzo dove c'è amici. Quella parte dove loro vogliono passare c'è il mare e c'è Mosè che apre il mare, no? Poi c'è il... dietro Mosè c'è l'altro che gli ruba con la pistola lì, sì. E poi lui che fa il cameriere dice Giuda. Sì, Giuda, un caffè, Giuda. Bello, bello. No, che mi fa? Avete ordinato? Siete pronti per ordinare? No, ancora no. E lui fa Gesù. E Gesù si gira e gli fa sì. Dimmi. No, no, niente così. Allora siete pronti? No. Gesù. E Gesù sì. Sì. Tutto lo sketch così. Bello. Oh, Jesus. Mel Brooks è un genio, sì. Ma balle spaziali alla fine di quel film c'è sempre che ti dicono che c'è parte 2, ma mai uscita parte 2.
Anche quello è uno sketch, Duncan. Esatto. È un grosso sketch. Prende in giro tutti i segui di Ciao Stauro, no? Tipo adesso. Esatto. Che... Alberto Angela, beh, grande divulgatore Alberto Angela. Mi piace tantissimo. Sì, questa cosa, Alberto Angela, tutto è riconosciuto universalmente come un grande divulgatore. Sì, no, sì, ho capito dove vuoi andare. Una delle sue più grandi citazioni, Harry, famosissima, è che lui ha abbandonato gli studi molto giovane e è andato appresso a donne e al suo gruppo di musica. No, diciamo, però una contraddizione in tutto ciò. No, si è laureato lui in lui hanno dato la laurea. Sì, vabbè, gli hanno dato dopo. È antropologo. La Pascolossi ha una laurea, anche Totti ha una laurea, quindi. Ah no, Alberto, io sto parlando di Alberto, non di Piero. Alberto, dico Piero. No, Alberto è stato Alberto invece il figlio è stato bocciato alle elementari. Il figlio insomma sta prendendo un po' le orme del padre, no? Le ha prese già da tempo, poi scrive dei libri, io alcuni dei suoi libri li ho comprati, letti, quello su Pompei è bellissimo, è proprio fatto bene, poi mi è capitato una delle prime edizioni con tutte le foto, tutto grande, è bellissimo, e ha fatto anche delle trasmissioni sulla Rai, Ulisse, veramente ma bellissimo. Questo libro di Pompei parla di quelle signore che fanno... The Fin, no. Quello c'è una parte a Pompei che è così, se ti interessa Caldi. Beh, allora, no, io se parliamo di storia era una grandissima, cioè era una società molto più avanti rispetto a quello che siamo noi dal punto di vista culturale, perché era una società aperta dove tu potevi professare la tua religione, bastava che pagavi le tasse, potevi far come cazzo ti pareva. Beh, è una potevi cosa che hanno inventato i romani, no? Potevi pregare il tuo Dio, potevi fare tutti i tuoi riti. L'importante è che pagavi le tasse e portavi rispetto all'imperatore. Per il resto potevi fare come ti pare. Sì. Era una società multietnica, quindi anche perché... se andavi lì c'era di tutti i tipi di cosa. Se anche nascevi schiavo, se eri schiavo, avevi la possibilità di liberarti e alla fine quelli che erano i più ricchi erano gli schiavi stessi. Che si liberavano erano i liberti, quindi era una società che aveva tutto quello che abbiamo noi, il riscaldamento, i bagni, così. Ovviamente era una società basata sullo schiavismo. Questa è una legge che hanno portato i romani. Ma erano altri come tempi. Come si chiamava quello imperatore che ha portato queste cose? Poi veramente quelli di seguito non hanno rovinato questa cosa qui. Hanno portato la Repubblica, diciamo così. No, prima c'è stato c'è 200 anni dei re, i famosi sette re, che poi non erano sette ma erano un po' di più, però alla fine erano nove, che c'era anche Falcavato. Poi dopo c'è stato tutto il periodo della Repubblica, la Repubblica è durata parecchi anni, 500 anni circa, e poi c'è stato il momento con Giulio Cesare, ma anche prima, da Silla, quindi parliamo anche dall'80 avanti Cristo, più o meno gli anni così, che già cominciavano a diventare un po' quasi una monarchia. Poi è arrivato Augusto, e da Augusto hanno iniziato a esserci gli imperatori, grandissimi imperatori, fantastici, grande periodo storico. L'Italia è stata una potenza, era l'impero più grande, espanso tutta Europa, del mondo. Possiamo dire l'Unione Europea oggigiorno, no? E certo, perché poi la maggior parte dei paesi parla lingue neolatine, derivanti dal latino, il francese, lo spagnolo, il portoghese, lo stesso inglese ha dei termini latini molto che non sembra, ma che derivano comunque dal latino. L'Inghilterra e Malta guidano, cioè non è la guida come ce l'abbiamo noi a destra, ma c'è la guida, giusto, anche a Malta guida come in Inghilterra. Sì. E quel modo di guidare è dei romani. I romani guidavano sulla sinistra. Era una delle cazzate che hanno lasciato l'inglese. Ma non è una cazzata, c'è una logica. Praticamente chi guida i camion, quelli grossi, cioè scusami, i carri, aveva una visuale migliore tenendo questa posizione rispetto alla guida della destra. Comunque volevo dire, prima di tutto sto pippone, che a Pompei ci sono un sacco di simboli fallici di Piselli, ma non perché erano dei maiali, perché fa fortuna.
Il pisello era simbolo di fortuna. Tu, quando entravi dentro una casa romana, c'erano dei campanellini appesi sull'ingresso, appena entravi e scostavi le stende facevano plin 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 plin, ed era una forma di pisello. Ma di pisello pisello pisello? Pisello pisello, ci sono. Pisello. Non al... le... non cazzo, diciamo così. Sì sì sì, proprio sì, sì, sì. Con le ali anche, c'erano delle ali insieme al pizzello e Poperi e la Popera ci dovevano inventare tipo... per questo è fortunatissimo, ah. Il bello è. Esatto. Poi il bello, no? Hai presente il cornetto portafortuna? Sì, quello che si compra, cazzo qui. Era un portafortuna. Erano tutti cazzetti. Erano cazzetti portafortuna rossi, piccolina forma di. Però poi è arrivata la Chiesa Cattolica e ha detto: no, non si possono fare i cazzetti portafortuna. Sono i corni, ma in realtà i corni sono cazzetti, sono simboli fallici, perché avere il fallo in Giappone o in Cina quando fanno la festa del cazzo, l'ho vista, esatto, volta. Esatto, fantastico. Anche da noi fanno un sacco di feste del cazzo, ma non mai come a Malta, però l'originale però sono in Giappone. Però è bello così, ah, fantastico, sono delle storie. Allora ci chiede, sapete perché la Romania si chiama così? Io sapevo dai romani, perché per quelle terre che non gli davano quasi importanza, chiamano terre di Roma. Di Romania. Anche il rumeno è una lingua neolatina. Sì, è una delle ultime lingue sopravvissute in tutta quella zona. Però sapete qual è? Molto la lingua. Ma intanto aspettiamo la risposta su perché... Sapevo per nominare le terre romane. Qual è la lingua o il dialetto più simile al latino che attualmente c'è? In Italia? Italia, qual è il dialetto più simile? Napoletano? No. Allora no, non lo so. Allora, nel latino di solito si inverte il senso delle frasi, no? Mm-hmm. Il soggetto si mette alla fine. Allora è il sardo. Della frase. Esatto. Contento io sono! Yes. Più o meno è così. Il sardo, perché essendo un'isola sono rimasti isolati per più tempo e hanno mantenuto. Beh, anche nella nostra lingua facciamo così. Ma Malta. Tra l'altro, ho visto un documentario sulle postazioni con le bombe disseminate a Malta. Ce ne sono un casino nella seconda guerra mondiale. Sì. Di depositi di bombe a Malta. Maledetti inglesi, anche altri. Ma gli inglesi si hanno usato come base, base navale, sardo, abbiamo preso più bombe noi in un mese in tutta la che guerra, cicciolina in tutta la carriera d'Ancalzi. Con tutti gli inglesi hanno preso veramente poche di bombe, noi le abbiamo prese tutte noi, Chelsea Roma, ha usato dopo come... averla conquistata d'Ancalzi. Allora, chiamata Dacia, invio famiglie romane povere per popolarla e la chiamarono Romania. Esatto. Beh, la storia maltese dopo gli inglesi è una storia bellissima, lo dico io. Siamo diventati di coraggio, ribellione, sì, rivalsa sociale. Sì. Grazie sempre al Partito Socialista. Grande compagni, porco due. Non è che voglio fare politica, però. No, è quello, facciamo un po' di politica, ragazzi. Lo stesso partito che ormai è il governo che... ha quasi, giustiamo così, dopo, perché prima c'erano i nazionalisti, quasi gli anni di Marco Turia, non siamo più. Oh, se volete vi racconti la storia, io ve la racconto. Vai da Caldi, dici. Ma c'era questo tizio, no? si chiamava Mintov. Lui faceva l'architetto, come si dice, l'architetto. Sì. È naturalmente entrato un politico col Partito Socialista quei tempi, però c'era un altro che si chiamava Boffa di cognome, e lui ha fatto dividere quasi il Partito Socialista, perché lui voleva fare questa cosa qui: o essere, diciamo così, fare parte intera degli inglesi, o uscire fuori, capito? Perché noi, ok, eravamo sotto gli inglesi, però ci trattavano come dei, diciamo così, come figli dei servi, diciamo, capito? Ci davano poco, non avevamo gli stessi diritti che avevano gli inglesi,
nel Regno Unito, capito? Noi ci prendevamo veramente il poco, capito? Dopo che abbiamo preso tutte quelle bombe, allora lui è andato lì e ha detto: sentite, o ci date le stesse cose che prendete voi qui, o noi ce ne siamo. Mentre loro hanno cominciato a ridere di lui, dicendo: no, se voi siete da sotto, voi morite di fame, non avete niente, capito? Siete una piccola isola che non avete, non producete niente, non fate niente, servite solo come base militare e basta, non servite a un cazzo, un po' come lui. Bella considerazione. Bella IB. Ma lui aveva già un piano in testa, no? Questo tizio aveva già un piano. E la prima cosa che ha fatto, perché poi lui si disegnò dalla politica, perché non c'era niente da fare con gli inglesi, e ha dato il governo al Partito Nazionalista, che ha preso l'indipendenza dagli inglesi, però era una indipendenza, diciamo così, falsa, perché erano loro sono rimasti qui, allora non era nessuna indipendenza, capito? Era un governo ombra, anzi l'abbiamo preso più del culo, perché loro poi ci hanno tolto un po' di viveri, di cose, di aiuto, capito? Sì. Poi insomma c'è stata la elezione, lui è risalito, questa persona che per me è più di un santo, perché ha fatto tutto, grazie a lui che noi abbiamo il sistema che abbiamo adesso, e grazie a lui. Lui ha preso e ha detto: sentite, o andate via dal nostro paese, sì, era Don Mintoff, e lui aveva già un piano, no? Quando loro, gli inglesi, hanno detto: ok, ce ne andiamo, vi diamo la liberazione totale, diciamo così, sì. Ma lui ha detto: adesso però, prima di voi andare, perché loro avevano tante cose qui, tante cose militari, queste cose qui, sì. Hanno fatto 7 anni per andare totalmente da qui. La prima cosa che ha fatto lui quando ha preso il governo, che Malta non poteva più essere una base militare, capito? Allora loro dovevano per forza rimuovere tutto, e allora il governo gli ha detto: adesso dovete andare via dalle palle, prendete tutto, ma finché togliete tutto dovete pagarci, no? Come pagare l'affitto, no? E gli inglesi hanno cominciato a pagare dei milioni, perché poi il paese era nostro, non era più sotto loro, e dovevano stare alle nostre cose, e hanno fatto 7 anni a pagare dei milioni. Poi lui nuovamente poi si è fatto amico Gaddafi, il grande Gaddafi, e Gaddafi poi si innamorò di Malta, perché diciamo la verità, Gaddafi ha dato tantissimo a Malta, forse questo pochi lo sanno. Tanto che noi avevamo un contratto con Gaddafi, che l'olio il prezzo che avevamo sull'olio non cambiava mai, era quello il prezzo. Sugli altri paesi cambiava e saliva, sul nostro rimaneva sempre quello, insomma. Poi Malta è diventato quasi il paese, com'è che Malta è fra la Libia, l'Africa, queste cose qui. Malta è diventata quasi l'aiuto per gli altri paesi europei per avere l'olio da Gaddafi, diciamo così, capito? Poi abbiamo avuto aiuto dai giapponesi, da altri paesi. Insomma, abbiamo il nostro paese poi è cresciuto e finalmente avevamo il voto alla donna, scuole gratis, ospedali gratis, queste cose sono tutte nate negli anni 70, non è che abbiamo avuto anche tanto aiuto dall'Italia, no? Non solo da quei paesi. In Italia, ad esempio, credo che l'ho già raccontata questa
com'è che l'Italia a quegli anni anche lei voleva fare una amicizia con Gaddafi, diciamo così, e è cominciato a farci aiutare a noi, tanto che c'è una strada, una super strada qui a Malta che si chiama strada Aldo Moro, perché è stata fatta dagli italiani, l'hanno fatta gli italiani, e quando l'hanno finita, insomma, l'hanno chiamato strada Aldo Moro, che sì, io la prendo ogni mattina per andare al lavoro questa strada. Penso a te, Duncan. Io sarei un po' stancino. E ci lasci allora, Eddie. Ci lasci. Che ore sono? Ci lasci. Sono 3:40. 20 minuti non ce la posso fare. Eddie. Dica. Se domani sta a casa, passo. Facciamo qualcosa. Pomeriggio, sì. Pomeriggio, fratello. Eddie sta a casa, che sta un po' male. Ma chiudi adesso Duncan o chiudi tra 20 minuti? No, chiudo fra un po' anch'io, fra 10 minuti e massimo. Io tra 4 minuti vado in live, Pancaldi. Voglio fare allora, una live. Preparati, così ci spostiamo da te, no? Siamo un trantino. Ok, Pancaldi, ok, Pancaldi. Tu vai iniziare prima di me, così. No, parto un po', sì. Ma Turigano invece dov'è? Fammi un po' scrivere un messaggio. Ma c'aveva da vedere fin che cacchio doveva vedere qui. Napoli Milan da vedere. Ah sì, è partito. Poi ci siamo divertiti a dire cazzate, vedi il film. Sì, 3:13. A sentire, se chiudi tra 10 minuti vado via. Se chiudi adesso. Ci vediamo visto qualcosa. Ma no, dai, stai con noi per 10 minuti. Dai, 10 minuti, dai, Harry. 10 minuti. Gaddafi, la Libia senza Gaddafi. Attenzione, anche è distrutta, è diventato più distrutto. Non è che volevo fare politica, però attenzione, la verità non possiamo, la verità è la verità. Già stato arrestato anche Aldi, ragazzi, se lo sapete. Io che possiamo giocare il campo. Ciao Saturnino, ciao Sat. Un po' il Regal, anzi Shinobi. Shinobi Undongai. Ragazzi, vi saluto. Ciao Dag. Ciao Eddie, allora. Ci sentiamo domani, no? Ci sentiamo domani. Ciao. Pau. Turigano, dov'è in tutto ciò? Il Turigano. Il campo è un Dancaldino. Na vincere. Biri. Che vorrei giocare con gli amici. Perché chiamo anche George Michael. Sul campo. Cazzo, vincimento. Shinobi stupendo. Chiamo anche Elton John. Ciò che non vuol dire è nato zero. Ci sono stati dei grandi uomini. Grande, hanno fatto grande la storia. Sì. Sì. Come Che Guevara, ad esempio. Che Guevara. Che ha combattuto una guerra non sua, no? È un argentino lui. Ceccherini. Che Guevara. Grande. Chicco Zenone. Grande comico, Che Guevara. Non hai mai visto il film Pippo? Diario della motocicletta. Non è Che Guevara o di Chicco Zalone?
No, dice Chiavara, dice Chiavara. Oh, no, c'è Benicio del Toro, da Caldi che fa. Il film, il C'è, l'hai mai visto? Sì, c'è Benicio del Toro che fa, c'è Chiavara, da Caldi. Sono tre film, in realtà, no? Sono tre del film, il Diario della Mucilletta, là, il C'è. E il terzo qual è? C'è Chiavara. Esatto, con Ceccherini che fa c'è Chiavara. Esatto. Ceccherini. Ceccherini che faceva in coppia con Paci, grande Paci, sì, che fa le barzellette lì col Pacione Mancaldi. Lui mi piace come comico, eh. Ceccherini a me fa ridere, sì. Anche Paci non è così male, no? Beh, Paci che... insomma, no, faceva i suoi tempi negli anni 80. Faceva ridere anche lui. Poi un canale di barzellette, lui, non so. Sì, è vero. Su YouTube. Molto simpatico. Sì. Quanto c'è carina. Oddio. Maledizione. Ciao Coyadis. Ciao Coyadis. Coyadis. Perché? Ecco gli Hades. Ok, è impazzito Twitch. Uco gli Hades. Tattira di la li la li la sto coiades. Esatto! Mudai! Mudai! Perfetto, incredibile! Grande Pancaldo! Ricordiamo questi, dopo che hanno fatto Shinobi, hanno fatto Order the Beast, eh? Stefano che... Drago scrive Check Barra Duncan Sudai. Ah, Check Barra, ho capito. Stefano Check Barra. Check Barra. C'è chi dice no, no. C'è chi dice no. Andrei a Snowy, oh. Ma tu hai mai visto quella serie? Sorta. Che si pare chiamava Pancaldi. Si chiamava I Grandi Dittatori. Non so se no, hai mai visto. Ho visto Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin. No, quello bellissimo, quello che faceva Bravo, Hitler, no? Bellissimo quello. Eh sì. No, c'è una serie, un documentario che si chiama I Grandi Dittatori, dove c'è Gaddafi, c'è Stalin. Falling. Questi grandi che hanno fatto, diciamo così, Sterling. Hanno fatto il bene e anche il male, diciamo così. Sterling, sì, sì. Se non no, fosse non lui, Pancaldo. Se non fosse a lui la guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, non è che l'hanno vinto gli americani, eh. Bravo, Dancaldo stasera top socialista, ragazzi, mo. L'hanno vinta in Russia alla fine. Bravo, Dancaldi. Ragazzi, iscrivetevi al canale di Dancaldi, per favore. Ma è vero, non sto scherzando. È vero, ma Benigni non lo sa. Benigni non lo sa, ad esempio, Mancaldi. È meglio raccontarlo. Che Benigni hanno liberato. Sono stati fortunati gli americani, e gli inglesi che Stalin non si è unito a Hitler. Sono stati fortunati. Se no erano perché già c'era una richiesta da Hitler per essere uniti, ma lui ha rifiutato, poi l'ha attaccato e lì sono cazzi amari. Eh sì, anche altri. C'è chi dice no, no. C'è chi dice no. Stalin. Pancaldi, no, no. Parabarapam. Parabarapam.
Oh, la storia del mondo è una cosa fantastica. Ah, non so se hai mai visto il film di Gandhi. Io ho visto anche Gandhi. Anche quello bello, eh? Di questa persona storia, senza forza, storia niente. Interessante, sì. Però combattere. Come si dice? Combatteva. Senza violenza. Senza violenza, no? Sempre con quei bastardi. Degli inglesi mangia zuppe, esatto, mangia fish and chips, maledetti. Perché, ragazzi, i paesi sotto gli inglesi non è che vivevano una vita bella, eh? Ve lo dice sì. Uno che... No, Dancaldi, devo staccare, porco duro. Tu vai che poi raggiungo. Vai, ci sentiamo dopo. Bella Andrea, ciao chat. Quando sei online... Sono online adesso, Ancati, purtroppo devo staccare. Ma tu fai quanto le pare, Ancati, non te lo occupare. No, poi no, quando no, vuoi, quando... se vuoi, passa da là. Dai, buona life, Ancati, ciao Andrea, ci becchiamo ti domani. Ti è finita la sigla allora, di già? Come... Sì. Ok, sì. Ok. Ciao ragazzacci, buonanotte. Ciao people from the pizza. Ciao Andreas, ciao chat. Tu che ne pensi di questi grandi uomini, mister Andrea? Che sono grandi uomini. Non ci saranno più come loro, credo io. Ma oggi il mondo è diverso. Gente che dava veramente la vita per il suo paese. Oggi nessuno crede più in niente. Oggi tutti che... Prima loro... E basta poi. Morto subito. Dai che passiamo da Pipo adesso, ragazzi. Siamo tutti quanti dal Pipos. Perché io domani devo faticare, come mister Andrea, credo. Beh. Perché noi siamo gente povera e dobbiamo lavorare. Non siamo come quello della Virgin, che abbiamo detto all'inizio. Quello ogni mattina si gratta le palle e dice: ma che cazzo faccio con tutti questi soldi? E noi diciamo la stessa cosa: che cazzo facciamo, non ci abbiamo un soldo. C'è gente che è nata nel caga e caga i soldi. Sì. Me la fermiamo di sto gioco. Io vi ringrazio tutti di essere stati qui con me. Ringrazio mister Andrea e tutti quelli che sono stati con me su Discord, di Andrea Pibo. E ringrazio tutti quelli nella chat: Stefano, Cabaio, Kobe, Maio, Cabaio, Alessandro. E stato un nino tutti quelli che sono stati qui a sentire ste cazzate. Noi ci sentiamo domani. Ciao. No, anzi, domani credo che non faccio niente perché sono dentro quel quiz, dentro il canale di Channel 4 Nerds, che sarò lì normalmente. Poi ci sentiremo martedì e mercoledì e giovedì con programmi normali che faccio. Ciao a tutti e state lì per il raid, anzi prima faccio scattare il raid, non che faccio scattare il raid perché poi perdiamo il Pipo e non è giusto che perdiamo il Pipo. Vediamo se è live prima o no il Pipo, perché ha detto che è live. Stai lì che facciamo una bella sorpresina al Pipo. Non lo vedo il Pipo però online io. Eccolo qui, è qui. A coppi. Pessimi rapporti con la Roma. Ecco, sentilo il Pipo già che palla della Roma.
Ride Channel. Chiamo il nome. Il people trovato. Start the ride. E noi ci sentiamo domani. Ciao a tutti. Un bacione. Ciao a tutti. Notte.